No, ma già rotto le palle questa musica. Via, via, stai zitta, basta. Ho detto, voglio mettere una di queste musichine qui per vedere come vanno, ma ogni volta poi resto un po' interdetto. Detto ciò, benvenuti, buonasera. Stasera parliamo di The Batman e io mi sono messo la maglietta a tema, come al solito. È un piacere essere qua, vi voglio ancora ringraziare tantissimo per tutte le visualizzazioni, per il fatto che ci abbiate seguito fino quasi all'una e mezza di notte per la live dell'altra sera su Dario Argento. Grazie di cuore, veramente siete fantastici, e che dire, è un piacere essere qua anche stasera, pronti per parlare di un film che tutti stavamo attendendo, di un film che già ha fatto parlare di sé, che sta riscuotendo successo in tutto il mondo e che ha già però diviso, perché se inizialmente c'era tanto desiderio, noto già qualche bastian contrario. Vi anticipo che in live stasera saremo tutti positivi, ma magari dalla chat, chi lo sa. Fatto sta che dobbiamo presentare gli ospiti. Chi è stasera qua con me? In primis abbiamo un carissimo cavallo di razza, e cioè Christian di Quarta Parete, che non può mai mancare. Ma addirittura mai mancare, guarda Paolo, ma che onore mi fai, che onore mi fai. Ciao a tutti, ovviamente, grazie per avermi invitato come al solito, e sono curioso quindi stasera di parlare del trailer di Kenobi. Quindi è la live su Kenobi, sì, sui vari... Allora, io lo dico subito, perché poco prima di iniziare, come tutti avrete visto, sono usciti delle cosine su cose, sono uscite sia il trailer di Kenobi, ma che a me ha lasciato un pochino freddo, era la serie che più attendevo, mi aspettavo un po' di più, ma cose mie soggettive. Mentre la foto di Pinocchio di Zemeckis, penso... mi abbia fatto venire 12 infarti, perché io amo Pinocchio, amo Zemeckis, vedere Tom Hanks, vedere il burattino ricostruito come nel classico Disney, ma cosa volere di più? Cioè, veramente, ne parleremo, a tempo debito ne parleremo. Quindi, intanto, grazie per essere qui. Stasera, però, Batman, cose più oscure. Niente Disney, anzi, in casa vostra, ovviamente, se dovessero metterlo in vendita quel Pinocchio, quel bambolotto di Pinocchio, prendetelo tutti, perché è troppo dolce. Come fai a non mettertelo lì sulla mensoletta? Assolutamente sì. Abbiamo poi anche un altro graditissimo ritorno, e cioè Bat Travatar 91. Salve a tutti, sono qui per proporre un indovinello del mio amico Travatar Enigmista. Con Burton e Nolan piace un botto, con Schumacher ridi così tanto che te la fai sotto, della versione Lego sono innamorato cotto, ma quando arriva Snyder fa cagare di botto. Di chi sto parlando? Così però mi colpisci al cuore. Allora ve lo faccio io, anzi vi faccio io il vero indovinello che dovrebbe fare l'enigmista, ma quando sarete tutti, perché se c'è uno bravo a fare gli enigmi sono io. Sai Travatar come si fa a tenere uno stronzo sulle spine? Cagando su un cactus? No, te lo dico domani. Detto ciò, abbiamo anche la nostra unica e inimitabile Paola Perri. Mi puoi presentare dopo una cosa del genere? Buonasera a tutti. Ti voglio bene, Travatar, lo sai. Io non ho parole, si prospetta già una serata super interessante e prevedo già tutte le cavolate che diremo, vabbè, ma sarà una live divertente, quindi comunque voglio dire, l'indovinello di Travatar era già doppiato meglio rispetto al doppiaggio che c'è negli enigmi di Batman, quindi vedi, okay. Vedi? Ma era un indovinello bello, dopo lo facciamo a Michele Travatar, lo stesso tuo indovinello, e vediamo un po' cosa dice. E poi abbiamo anche direttamente dall'Australia, e poi ci racconterà perché è sveglio dalle 4 di notte, il nostro Andrew Andrea P. Eccolo qua. Certo. Buonasera a tutti. Stai attento a dire che siamo tutti positivi, perché di questo tempo essere positivi non è ancora di buon auspicio. È vero. E grazie a tutti. Ovviamente rimarrò una mezz'ora, 40 minuti, perché appunto poi la notte chiama e devo andare a fare il vigilante. E voi non sapete che la città dove mi trovo è stata fondata da John Batman e si doveva chiamare Batmania. Sarebbe stato bellissimo. Sarebbe stato poi invece ha deciso di intitolarla, chiamarla come un certo visconte di Melbourne, che all'epoca era un pezzo grosso del regno inglese. Mai vedi? Quanto Bruce Wayne, però, non dovrebbe avere più patrimonio di Bruce Wayne. No. Vedi, ma anche la lezione... non so per quanto, visto che questo Bruce a quanto pare rischia di perdere soldi, quindi
È in una condizione difficile, ma non è in una condizione difficile invece un altro gradito ritorno, e cioè il caro Antonio Cianci, Raccatta Film. Sono ritornato, ragazzi, buonasera. E quale migliore occasione per parlare e sviscerare il Batman, il nostro Batman di Pattinson. Tanta aspettativa, l'avevo visto anche in anteprima stampa, fortunatamente lingua originale non ho ancora avuto il piacere di cimentarmi nel doppiaggio in italiano, quindi magari sono ancora salvo. Quindi ancora non sai cosa fa un bugiardo quando mente. Quello è un pochino forzato, quello sì. L'ha fatto un po' male. Per il resto però non sono così rimasto deluso dal doppiaggio, cioè secondo me c'è stato di peggio, però sicuramente in lingua originale è tutt'altro. Detto ciò, cari ragazzi, più tardi si connetteranno anche altri ospiti, possiamo iniziare, ma prima di tutto, cosa importantissima, ricordatevi che, come state già facendo, potrete commentare durante la diretta, perché se commentate, e magari se utilizzaste anche la pratica funzione Super Chat, come vedrete adesso metto il bannerino, non solo avreste la certezza che il vostro commento venga letto, ma per di più sosterreste anche economicamente il mio operato su YouTube. Quindi grazie di essere così in tanti. Andiamo, non manca nessuno, vero ragazzi? No, si vedono i due leocorni, ma esatto. Tutti quanti. Siamo tutti, quindi, no vabbè, dai, mi dispiace, eccolo qua, il nostro carissimo, salve a tutti ragazzi, sono sempre io, da Andrew Cinema, eccolo qua. Ah, pensavo il vostro capo. Sono proprio arrivato adesso, si vede dalla mia espressione, dalla mia mano, che sono arrivato in questo momento. Ma è un grampo? È un piacere essere qui da quel mattacchione di Paolo, e tra l'altro voglio rispondere a Travatar, viva Snyder, ecco, ok? Un cocio. Grande Andrea, grandissimo. Bene, in ogni caso non vedo l'ora di discutere di questo film della Madonna, quindi... Esatto, però prima di iniziare con questo, diciamo, film, serve l'indovinello a cui potrete rispondere solo alla fine, quindi intanto pensate alla risposta anche dalla chat e vediamo chi indovina. Siete pronti? Questo è proprio degno dell'enigmista, eh? Okay. Sono curioso, vai, spara, ti prego. Vai. Ci sono due galline, ok? Che per un anno mangiano la stessa cosa. Poi vanno dal dottore e anche se hanno mangiato la stessa cosa, pesandosi, una è magra e una è secca. Per quale motivo? E hanno mangiato la stessa cosa. Non dite niente se ci siete arrivati. Sì. Alla fine voglio la risposta. Però non dite nulla. Oh, hanno mangiato la stessa cosa. Questo è proprio degno. Intanto guarda là il caro Cinefatti 86. Bada che cavalloni di razza. Ciao amici miei. Lui è il vero enigmista, perché questo enigma che vi ho fatto me l'ha detto lui. No, scherzo. Grazie per la donazione, amico mio. Poi, come sai, ti ripago in natura, come al solito. Ti regalo un albero. Detto ciò, ancora ringraziandoti, siamo pronti. E quindi mettiamo il bannerino, mettiamo... The Batman con spoiler, quindi nel caso non aveste visto il film chiudete qua la diretta, per quanto mi dispiaccia, perché vi rovineremmo sicuramente la trama. Salutiamo Ivan Buttè, perché uno ha l'uovo in un posto molto caldo, però non ve lo dico, dovete arrivarci voi. Detto ciò, vabbè, Christian che mi scrive certe cose in privato che non possiamo dire, però vi dico la verità. Quando è stato annunciato un nuovo Batman, per me, come Andre, come anche Andrea P, come Antonio, per me che ho apprezzato l'operato di Snyder nel DC Extended Universe, ero contento quando all'inizio si parlava di un Batman con Ben Affleck protagonista. Inizialmente sarebbe proprio dovuto essere diretto dallo stesso attore e regista Ben Affleck, e poi invece la regia è passata in mano a Matt Reeves. Ero molto curioso perché quel Batman lì, per quanto possa essere odiato, non è che fosse stato esplorato così tanto, e quindi diciamo che la curiosità serpeggiasse. Quando poi è stato annunciato che non se ne sarebbe fatto più di niente, che sarebbe stato un ennesimo reboot, per quanto mi piaccia Robert Pattinson, un po' di delusione è rimasta in me. Ed infatti anche quando vidi il primo trailer, per quanto bello, diciamo che sono rimasto sempre un attimo
freddino nei confronti del film, fino a che poi non sono andato per la prima volta in sala, perché quando ho visto il film il giorno della sua uscita, devo dire che sia rimasto sorpreso, che sia rimasto assolutamente colpito da un Batman così diverso dal solito per me che non leggo fumetti, perché da quel che so nei fumetti il Batman investigatore, il Batman detective è stato presentato più volte. Invece per me era proprio la primissima volta, e quindi mi è piaciuto molto come il tema, come la materia sia stata trattata da Reeves, un Reeves che la tratta in modo diverso da un Nolan o da un amato odiato Schumacher o da un amato odiato Snyder o da un grande Burton. Quindi prendere il personaggio, non rifare la stessa copia carbone, ma dargli nuova linfa, nuova personalità. Ed effettivamente poi dopo ci sbizzarriremo con gli spoiler eccetera, vedere un Batman al secondo anno di attività ancora così incerto sul futuro, se non con la consapevolezza di voler rispettare delle regole, dei canoni, quindi saranno felici tutti quelli che avevano paura che potesse uccidere, quando non uccide, anzi il film ti fa proprio capire quanto sia importante che non lo faccia e per quale motivo. Quindi devo dire che io sono rimasto soddisfatto da questo noir, perché si utilizza il genere supereroistico e si abbraccia al noir, ma in dei momenti anche a delle tinte horror, perché ora non voglio subito buttarmi in avanti con le scene che poi descriveremo, ma la prima apparizione dell'enigmista per me è assolutamente, cioè quella, io la prima volta sono rimasto un attimo, cioè veramente un film che posso dire che secondo me sia bellissimo, è ancora presto, almeno per quel che mi riguarda, per definirlo il capolavoro, il miglior Batman di sempre, perché insomma ci sono dei film prima che hanno fatto anche un po' la storia del cinema supereroistico, quindi per me può continuare a restare bellissimo e ancora un attimo però lì da osservare, da studiare, da percepire anche il peso specifico che avrà nella storia, e poi magari sarò il primo a dire sai cosa, mi piace più che eccetera eccetera. Quindi questo è un po' il mio parere in generale. Caro Christian, dicci la tua. Ah, in generale, voglio dire, giusto due paroline, in realtà sì, effettivamente serve tempo per già gridare al capolavoro il miglior film su Batman. Quello che possiamo dire al momento è che sicuramente per chi è lettore di fumetti di Batman, una trasposizione così fedele ai fumetti, soprattutto per quanto riguarda la detective story, è tanta, tanta, tanta roba, soprattutto come atmosfera ricreata, attingendo un po' dal noir. Certo, qualche elemento creepy, un po' horror con l'enigmista che, non so, a me è venuto in mente per via di una trappola, penso che qualcuno di voi l'abbia visto, Sinister 2. Sì, lo sai che capito, io ho visto solo il primo, il 2 mi manca. Il 2 è la prima uccisione che si vede nel film, immagino. Non mi ricordo mo l'ordine, però comunque è l'uso dei topi, che comunque è molto molto macabro, non è... quanto Sinister allora due. Non è la prima e la seconda, è okay. Il procuratore distrettuale con i topi, se non ricordo male. Sì, sì. No, aspetta, il commissario. Io mi riferivo alla prima che si vede in Sinister 2. Ah, ok. La prima in Sinister 2, perciò. Però comunque cioè, è bello macabro, quindi mi ha riportato con la mente a quella schifezza che si vede in Sinister 2, schifezza proprio nel senso che... Addirittura dalla chat dicono che comunque ricorda l'enigmista. Ma potrebbe essere un lontano parente di John Kramer, eh? Cioè, senz'altro l'enigmista ha avuto più fascino dell'enigmista di Spyro. È più eredità di l'enigmista che... Esatto. Ma sì, perché vuoi col collare, con la trappola con i topi, cioè giustamente proprio visivamente ci sta che ricordi pure l'enigmista, però... Ciao commissario, voglio fare un gioco. Tararan, sarebbe stato bellissimo. Ma te le immagini di Batman che urla: che cosa hai fatto sotto? Qualcuno secondo me lo farà il rimontaggio, anzi probabilmente l'hanno già fatto. Può darsi. Sarebbe bello, però al di là di ciò, comunque attingere un po' dall'horror, un po' dal noir, riproporlo in chiave così dark, con una colonna sonora di Giacchino che è una roba spaziale, cioè cucita proprio sui temi di su Batman, temi su Catwoman e tema su... oddio, mi viene in inglese, l'enigmista, grazie. perfette, cioè io non ho nulla da recriminare, qualcuno potrebbe dire che è un po' invadente in alcuni punti, però... A me non dà fastidio, non ha dato fastidio per Dune,
non mi dà fastidio qua, cioè se si può ritenere un po' invasiva magari sì, ma non è, a me personalmente non ha recato disturbo. Fa tutto parte dell'esperienza cinematografica, sì. Il pacchetto è quello. No, beh, perché pure il sonoro come è curato, cioè tecnicamente è sontuoso, la fotografia, la regia pure col fuoco, fuori fuoco, insomma a fuoco, cioè gioca molto su questo aspetto, gli indizi che li mette in evidenza, cioè è costruito veramente benissimo. In più, proprio per quanto riguarda lo spirito di Batman, legarlo metaforicamente e anche fisicamente con delle battute proprio esplicite a Gotham, che è narrativa al massimo, non è solo scenografia, certo. Così come narrativa la colonna sonora, cioè è veramente notevole, è un risultato splendido, e io da lettore di fumetti di Batman sono contentissimo che sia stata fatta un'opera del genere, per mettere in evidenza anche magari l'aspetto più da Batman giovane e depresso, perché Batman divora Bruce Wayne, quindi tutto il ciclo, diciamo, del film, questo cerchio che si apre con lui in voice over che spiega perché è paura, e poi col voice over ti spiega come è diventato speranza grazie anche a Gotham, e lui resta indissolubilmente legato a Gotham. E quanto è bello il fatto che qua sia più, come dicevi anche tu, Bruce Wayne la maschera, perché in realtà la persona autentica è Batman, poi c'è la maschera di Bruce Wayne per gli eventi, per quando deve andare in giro, per relazionarsi con il prossimo, però in fin dei conti è Batman, cioè l'oscurità che ha dentro del personaggio si associa all'uomo pipistrello, e come in ogni noir che si rispetti il voiceover è fondamentale, quindi la pioggia, la grande metropoli, cioè insomma, cioè, ma anche cioè, la bellezza metaforica dell'acqua come elemento per ripulire Gotham dal marcio, cioè il terzo atto, quando le bombe fanno esplodere diciamo tutta l'aspetto idrico della città, tutte le tubature della città, e quindi ovviamente l'acqua che ripulisce metaforicamente, simbolicamente il marcio di Gotham, beh, un qualcosa secondo me di così concettuale e significativo che specialmente anche alla seconda visione mi ha fatto restare, mamma mia. Andri! Beh, allora, per quanto riguarda il mio parere su The Batman, non è un mistero che io questo film l'abbia letteralmente adorato. Non penso che già adesso non si possa dire quale sia il film preferito di Batman, anche perché in generale è raro trovare, perché rispetto ad altri cinecomic, Cavaliere Oscuro è proprio un film che ha fatto la storia del cinema, non solo la storia del cinema dei cinecomic, quindi se la mettiamo su quel piano è ovvio che anche il Batman di Burton, se per questo. Sì e no, cioè nel senso che il Batman di Burton è un'anomalia gigantesca per quell'epoca e poi contribuirà a lasciare delle firme, però non ha rivoluzionato il modo di fare blockbuster come quanto l'ha fatto Nolan in quel punto, cioè poi Burton diventerà sempre più influente anche con le sue opere successive, con tutto che il Batman in ritorno è uno dei capolavori assoluti di Burton per quanto mi riguarda, quindi per carità. Però capisco che sia più difficile per Batman, perché effettivamente tra tutti i supereroi Batman è quello che ha più una lista di film molto particolari, fatti con molta cura, perché se per esempio vuoi fare la lista, cioè vuoi decidere qual è il miglior film di Spider-Man, La lotta alla fine sta tra i primi due di Sam Raimi e Spider-Man Universo, cioè non è che... Sam Raimi? Ah sì, scusa, pensavo che parlassi di Batman, ho sbagliato io, scusa. No, mi riferivo a Spider-Man. Su questo The Batman io capisco, anch'io ero rimasto scottato come Paolo dal pensiero che non avrei più visto il Batman di Affleck, perché con tutto il cuore Ben Affleck è un signor regista, cioè in generale, quindi mi è dispiaciuto non sapere che non lo faceva più, però per fortuna da un autore è stato sostituito con un altro. Ma originariamente Affleck doveva dirigere un film su Batman, ma sì, suo Batman oppure su questo Batman? Sul suo Batman. No, sul suo Batman. Batman. Col suo personaggio. Sarebbe stato contro Deathstroke, come si vede alla fine della Snyder Cut, con anche camei della Justice League, quindi sarebbe stato all'interno del... Poi è subentrato Matt Reeves. Sceneggiatura fatta. È subentrato Matt Reeves e sembrava proprio che Affleck inizialmente rimanesse. Poi non si trovavano d'accordo sulla sceneggiatura. Ma in realtà Affleck, per problemi
l'avevo anche dichiarato due mesi fa durante le interviste per The Tender Bar. Lui, per problemi soprattutto familiari, alcolismo, gestione, sì, 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 affidamento dei figli, divorzi, c'era anche la questione Batfleck e non gliela faceva più. Diciamo che le cose sono cominciate a degenerare quando lo stesso Affleck ha lasciato la regia dopo che il suo ultimo film era stato un floppone gigante al botteghino e non era piaciuto molto alla critica. La legge della notte, mi sembra. Eh sì, che è bellissimo, lo consiglio. Non mi manca, lo devo ancora vedere. Comunque, allora, quindi ero scottato, però comunque come regista avevamo Matt Reeves e comunque ero anche uscito da Joker, che era al di fuori del DC Extended Universe, aveva dimostrato comunque che fotte seca se il film non fa parte del DC Extended Universe. Quando hai una grande idea e una bella mano, puoi fare qualcosa di figo. E The Batman lo dimostra di nuovo. The Batman, cioè, conferma nuovamente che Batman ormai sta diventando il James Bond di questa generazione, nel senso che con gli anni James Bond ha creato una saga piena di blockbuster che però sono stati affidati a dei cineasti che hanno sempre cercato un modo per sperimentare, unendo questa sperimentazione al fascino del pubblico che adorava semplicemente James Bond. Batman ormai è così, perché che piacciono o meno, tutti i film di Batman sono praticamente fatti con una mano che è difficile vedere negli altri cinecomic, che sia Burton, che sia Nolan, che sia Snyder, che sia Schumacher, cioè sono tutti diversi tra di loro, e questa cosa mi piace moltissimo. E io sono rimasto colpito che dopo tantissimi film fatti sul personaggio siano riusciti a realizzare una cosa che non solo è diversa da qualunque Batman mai uscito, ma è diverso da qualunque cinecomic mai uscito. E questa cosa e per questo non penso che mi ci voglia così tanto, almeno da parte di tutto questo entusiasmo, amare alla follia questo Batman quanto le opere precedenti, perché non solo è semplicemente una versione del personaggio scritta molto bene, diretta molto bene, ma è proprio un nuovo modo di vedere Batman in generale rispetto a quello che abbiamo visto nella cinematografia. E si ispira molto alle storie classiche dei fumetti di Batman, o perlomeno i cult degli anni 80-90, storie che sono entrate nella storia dei fumetti. Si ispira molto anche alla serie animata, persino Batman e la maschera del fantasma, che è una cosa che non mi aspettavo per nulla. Ed è bellissimo come ci sia un equilibrio molto interessante tra il realismo e il fumettistico, nel senso che cercano in ogni modo di crearmi un contesto credibile, ma allo stesso tempo quello che accade è talmente surreale, proprio per quello che fa Batman o per quello che fanno i villain, che sembra essere uscito direttamente dalle tavole nei fumetti, anche per quanto riguarda lo stampo visivo. In più è un thriller, è un noir, in dei punti è persino un horror, quindi il pubblico cioè guarda qualcosa che non si può vedere in un cinecomic odierno, almeno che non sono abituati. Per questo sono riusciti a fare qualcosa per il grande pubblico, ma che allo stesso tempo dà un tipo di cinema che il grande pubblico adesso al cinema non vede, perché appunto non si precipita a vedere un altro tipo di roba diversa, perché ormai i cinema sono in crisi su quell'aspetto, la cosa è brutta, però è piacevole quando vedi che vuoi utilizzare un altro linguaggio per mostrare qualcosa di nuovo al pubblico. Con tutto, certo, è sempre quella furbata che Batman Dark va bene comunque, cioè il pubblico va, però fa niente, quando hai una scusa, utilizzala, cioè va bene così. Il villain è splendido, secondo me l'enigmista è uno dei villain più belli che siano mai stati concepiti in un cinecomic in generale, sono riusciti a rendermi iconica, iconica lo deciderà il pubblico e il tempo, però sono riusciti a rendermi straordinariamente efficace una scena che potrebbe ricordare l'incontro tra Batman e Joker nel Cavaliere Oscuro, ma che in realtà è completamente diversa. Questa cosa non era per niente difficile, cioè non era per niente semplice. E la colonna sonora, mi aggrego a tutto quello che ha detto Christian senza problemi, cioè qualcosa di magnifico. E ho amato la psicologia di Batman e dico che l'interpretazione di Robert Pattinson, io purtroppo ancora non l'ho visto in originale, ma a livello puramente espressivo penso che sia il miglior Batman che si sia mai apprestato a stare davanti ad una macchina da presa, quindi al momento non mi viene altro. No, parlo proprio. Cosa... Mi fa piacere che tu abbia già, e poi do un attimo anche la parola al caro Chris, mi fa piacere che tu abbia già queste idee chiare. Un po' ti invidio, perché a me è piaciuto tantissimo Pattinson, è piaciuto tantissimo come è stato inserito il Bruce Wayne in questa Gotham oscura, tetra, come tetro e oscuro è l'animo del personaggio. Ora, non sono molto d'accordo che
una cosa del genere non sia mai stata fatta, perlomeno. È vero che non è mai stato fatto un Batman, magari detective e investigatore, però un film maturo sul personaggio, adulto e serioso, sì, perché comunque... Cristo... No, non ho detto maturo e serioso, non è mai stato fatto un noir... Ah, ti riferivi solo al fatto di... Però c'è cioè, no, thriller... Aspetta. No, ragazzi, non è per cercare il pelone nuovo. Non esiste un cinecomico con quella struttura. Però Christopher Nolan ha fatto un thriller. E come si è fatto un thriller? Ma non è un thriller alla Michael Mann. Qua siamo più dalle parti del corpo. Sì, sì, però io mi puntavo solamente sul non è mai stato fatto. Cioè, secondo me la DC ultimamente sta facendo molti film, serie, maturi, adulti. Poi che sia un Batman, magari un uomo pipistrello detective, che magari non è mai stato esplorato in questo modo, è un altro discorso, però non è la prima volta, solo questo. Christian... No, infatti quello che volevo dire è proprio non è che si può considerare già instant capolavoro perché tu dici io non l'ho mai visto in un cinecomic. È un genere, anzi un sottogenere nuovo, cioè ha una storia brevissima, è partita dai primissimi anni 2000. Quindi in 20 anni è ovvio che ci sarà sempre quel film che col passare del tempo tu dirai ah, però il cinecomic così con questo approccio io non l'ho mai visto. Però il cinecomic come sottogenere attinge da vari generi del cinema, quindi dal noir, quindi dal thriller, però... quindi dall'action, quindi da tantissime altre cose. Quindi che tu però... le vedi per la prima volta in 20 anni di storia dei cinecomic, che hanno preso comunque ormai il posto di vecchi colossal storici, per dire, ormai il colossal oggigiorno, dirno, è su cinecomic però sfondo supereroistico. Che tu guardi il film per la prima volta e dici per me è un capolavoro perché è la prima volta che lo vedo in un cinecomic un tratto noir. Ragazzi, però le parole vengono proprio perché io non ho detto semplicemente questo, scusatemi, perché per questa cosa, cioè per questa cosa, questa faccenda del thriller noir, a parte che comunque un elemento nuovo come questo In un filone che fa parte ormai dell'immaginario collettivo popolare e che detta le regole dell'industria cinematografica, puntando sempre su un nuovo linguaggio per il pubblico in questo fatto, è comunque un pregio molto forte. E inoltre, io non ho detto semplicemente questo, cioè solamente, cioè, non è che semplicemente il fatto che è una cosa nuova, perché per esempio sto pensando ad un cinecomic molto bello. Sin City l'hanno citato nei commenti. Sin City era assolutamente sì. Sin City è un cinecomic, ma non è un film supereroistico e quindi sì, questo già ecco. Se dobbiamo mettere in video proprio il sottogenere che è la prima volta che il cinecomic supereroistico riprende, quindi è la novità, cioè mi sembra proprio un categorizzare però per questo io ritengo, cioè io capisco perché uno possa andare su quell'appellativo, che poi dobbiamo sempre vedere cosa intendiamo per capolavoro, perché capolavoro in realtà, cioè c'è un solo capolavoro obiettivo nella storia, che è aver fatto la storia del cinema, è quello di un appellativo che pochi film possano fare la storia del cinema anche finché non sono capolavori, comunque. Anche sì, però in generale, cioè, io ritengo anche che capisco la cosa perché questo film, lo ripeto, è perfetto. Coordinati, cioè... Cristian e Trava. Davvero, hanno bevuto. È stato di stucco, la stessa angolazione anche. Io ritengo che questo film sia perfetto, cioè penso che non abbia mezzo difetto. L'unica cosa che vedo proprio detta da tutti è la durata, cioè dico a un certo punto è troppo lungo. Io due volte l'ho visto, non ho sentito mezzo. È un'esagerazione. No, non è una... Cioè nel senso che ti percepisce, ma non è che ti annoia. Cioè le 3 ore le senti, non è che ovviamente... Io giuro che non vi giuro, con questo film non le ho sentite. Ne vuoi sempre di più, vuoi più informazioni possibili da assimilare. Vi giuro, con Belfast, che è un film che ho apprezzato, che dura solo 1 ora e mezzo, le ho sentite molto di più. Con Belfast, che dura 1 ora e mezzo, ma proprio stringato, Però è un buon film, però... No, perché questo è quello che penso, cioè è profondo, i personaggi sono scritti benissimo, gli attori recitano da Dio... Tecnicamente non c'ho un cazzo da dirgli, è pure una cosa nuova in generale nel genere di cinecomic, cioè che gli vuoi di più? Cioè, proprio senza problemi. Concludiamo così.
perfetto. per quanto mi riguarda, ovviamente. No, ma io capisco, cioè, anch'io ho visto cose che non ero abituato a vedere. Però, ripeto, se parliamo di maturità e serietà, un cinecomico adulto, penso già a Nolan. E poi Matt Reeves può essere un figlio di un certo cinema che già esisteva, che poi elabora la materia in un modo senz'altro innovativo per il personaggio, ma non per il cinema. Solo questo. Poi, per il resto, sono d'accordo sulla bellezza del film e sulla sua profondità. Però, visto che il nostro Andrea Pitt tra poco deve uscire, lasciamo a lui la parola. Allora, io concordo con quanto hai detto in apertura e quanto avevi anche suggerito la settimana scorsa, cioè fare paragoni adesso è alquanto prematuro. Mi dà il cambio. È alquanto prematuro per il fatto che da una parte abbiamo comunque dei film che hanno avuto anche più capitoli, sono stati assorbiti, da un'altra parte, cioè comunque va dall'inizio di una nuova potenziale trilogia. Dall'altra parte c'è, cioè, che se magari giochiamo un gioco per un anno, poi dopo un anno arriva un gioco nuovo, non siamo obiettivi nel giudizio perché è la novità, c'è, cioè, qualcosa che va un attimino a rompere la monotonia, e quindi da una parte c'è, cioè, l'esaltazione, non, diciamo, l'oggettiva soggettiva analisi, cioè oggettiva per ognuno di noi, perché poi l'esperienza è personale. Dall'altra parte, comunque, non mi fido troppo di quello che si vede su Twitter, eccetera, perché ci sono anche quelle fazioni che vanno di partito preso. Niente sarà superiore a Nolan, niente sarà superiore a Burton, niente sarà... Cioè, quindi trovano il tempo che... cioè, lasciano il tempo che trovano. Per quanto riguarda il film, l'ho visto due volte, quindi ho anche adesso una visione un attimino più lucida, e concordo che il film, sì, è lungo, e spesso è il commento che ho sentito attorno mentre si aspettava la post-credit, è lungo perché effettivamente sono 2 ore e 56, però effettivamente non annoia, e questo secondo me è dovuto al comparto tecnico che è eccezionale. C'è un articolo di Variety di qualche giorno fa che già mette The Batman può essere già il primo probabile film per gli Oscar del prossimo anno, e pensando ad alcune categorie, fotografia, scenografia, sonoro, colonna sonora, alcune interpretazioni degli magari non il protagonista perché ha un range piuttosto limitato visto la sempre storia, il non protagonista di mezzo, sempre sì esatto. Effettivamente ci sono delle categorie che non sfigurerebbero. Certo, bisogna vedere quello che uscirà da qui al 31 di dicembre, però già che c'è tutta questa attenzione ti fa vedere che effettivamente da un punto di vista del craft, della creazione, è un film che è stato fatto con minuzia e molto meticolosamente. È anche un film che è stato in gestazione per quasi 5 anni, il Covid non ha aiutato assolutamente, però effettivamente si vede che c'è stata tanta pazienza dietro nel vedere che tutto quanto tornasse, o comunque vada, tutto fosse meticoloso. E questo anche da un ignorante come me, perché io al solito sono la casalinga di Voghera, effettivamente lo noti. Vedi che ha uno stile proprio. Andrea parlava dei vari Batman, amati o non amati, tu parli di Batman di Schumacher, tu parli di Batman di Snyder, Nolan, Burton, non parli dell'Iron Man di Favreau, non parli del Captain America dei Russo, non parli dello Spider-Man di Watts, perché lì è il personaggio, non il regista, che dà il suo tocco. Qui si sente parlare del Batman di Reeves come del Pattinson, a testimonianza che nonostante Reeves attinga da diversi generi, ha comunque vada creato un proprio stile personale. L'uso delle cineprese alla Hitchcock, con la telecamera che si appanna, si sporca, è molto più viscerale rispetto a Nolan, che, nonostante lo ami, è molto più pulito. E mentre invece qua si vede molto più questo sporco. Perché? Perché Gotham è in realtà forse il personaggio che emerge di più all'interno di questo film, e quindi vogliono fartela vedere sporca nei piani alti della società, sporca nei bassi fondi, sporca in tutto quello che può essere definito sporco. Sia completamente d'accordo su questo aspetto di Gotham come personaggio che stai descrivendo adesso. Sì, sì. E è quello che ti lascia dopo quasi 3 ore, voglio vederne ancora di più. Non voglio vivere a Gotham, perché in una società normale, in un mondo normale, credo che il più sano di mente, ma anche il più scemo, se ne andrebbe, perché c'è un crimine ogni 2 secondi. Però vuoi conoscerne di più. E quindi viene ora finalmente confermato la serie spin-off del Pinguino,
sono curioso di vederla. Anche perché io. Voglio stare ancora di più in questo mondo, in questa gola. Anche se spero che Pinguino possa avere le sue conseguenze alle azioni svolte anche nel seguito. Sì, più risonanza. Ecco. Probabile. Che non venga accantonato nel seguito per approfondirlo solo nella serie, questo mi dispiacerebbe. Paolo, volevo aggiungere qualcosa alla considerazione di vai, Anto. Cioè, della personalità che emerge dal punto di vista registico. Oltre alla descrizione di Gotham, abbiamo anche un cambio netto di prospettiva su un Bruce Wayne Batman ad altezza uomo che sta proprio a livello base basilare strisciando per strada nelle fogne di Gotham. Cioè è proprio lì, lo tengono a terra, cioè viene costretto dal regista a stare a terra, addirittura non utilizza così tanti gadget, non c'è questa varietà, no, nell'utilizzo dei gadget, e anche con una tutelare che è utilizzata per la prima volta, quindi si sente anche la paura, no, nel gettarsi nel vuoto e magari comunque avere il timore che non possa funzionare. Ed è una scelta voluta, perché bisogna trascinarlo a fondo, cioè assieme a tutti gli altri, metterli allo stesso livello di poliziotti e per poi ricredersi, analizzarsi, e quindi è proprio dall'incipit, cioè questo percorso minuzioso, ecco come stai dicendo, anche proprio la prospettiva specifica oltre che il comparto scenico, ecco. Sì. Ma poi a proposito di prospettiva, noi iniziamo il film dalla prospettiva dell'enigmista, poi vedremo la prospettiva di Batman, entrambi si nascondono nell'ombra per modalità diverse, entrambi appaiono dall'ombra, uno in forma spettrale, uno in forma come l'angelo della punizione che sta arrivando e lo senti che sta arrivando. Quindi ci sono tutti questi particolari qua che secondo me elevano la pellicola. Ma poi un'altra cosa che io ho notato è che in questo film il termine Batman non si usa quasi mai, perché noi lo leggiamo nelle lettere che indirizza l'enigmista al personaggio, però quando anche Alfred si ritrova con Bruce Wayne e dice per Batman, lo dice quasi con un tono come se non fosse abituato a sentire quel nome, perché lui è vendetta, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché un termine coniato dall'enigmista, perché ti fa capire più che altro che nonostante siano passati 2 anni lui sia ancora agli inizi, cioè ancora non sia quel Batman che diventerà, cioè magari se io quando guardo il Batman di Nolan che amo, sin da subito mi viene da chiamarlo Batman, lui è Batman, mentre guardavo anche perché lui dice proprio sono Batman, esatto, perché lì si rimarca la cosa. Qua invece mi è piaciuto proprio il prendersi tempo, anche la scena così criticata, perché l'ho sentita molto criticare, di lui con la tutelare che cade, apre il paracadute e picchia quella botta, può essere assurda a livello di realismo perché un essere umano però ci sta benissimo, cioè io quella scena lì l'ho veramente amata. Ma secondo me anzi è proprio emblematica del personaggio, cioè dimostra che comunque ancora è inesperto, non l'ha mai usata, è goffo come giusto che sia. Ah, il problema Paolo è che sopravvive a una botta che doveva staccargli la testa e fargliela volare. Ci sono dei geni Toretto nascosti che devono emergere. Quello ma infatti ricorda anche che è un cinecomic a tinte noir e non un noir a tinte cinecomic. Infatti vedo molte persone che, per esempio, cioè anche le parti in cui Batman combatte e le prende, a me ha fatto molto piacere quella cosa perché lo rende veramente umano, però vedo molta gente che dice costantemente che questo film è veramente realistico al massimo, cioè ma ragazzi miei, cioè l'inseguimento della Batmobile è bellissimo, ma cioè per come finisce non ha un cazzo di realistico, cioè, ma proprio zero. Ti pare che proprio finisce lì quella transizione per fargli fare il salto, cioè è ovvio, più che altro io non uccido, non si uccide, lo fa sbandare per puro culo, non muore. Ma pensa anche alle macchine contromano che si sono trovate in mezzo dell'incendio. Vabbè, lì non l'ha fatta apposta, cioè nel senso, sì, lì è più Pinguino, quindi. Ma lì siamo sulla stessa linea dell'inseguimento di Batman v Superman, cioè con la Batmobile, lì a livello di danni proprio. E lì era peggio, lì esplosivano le macchine con le persone dentro. Non ci si interroga più. Caro Travatar, cosa ti dici tu? Allora, intanto che il grosso problema del fondo per la, come si chiamava, la rifondazione, no? Per il rinnovamento, che il grosso errore è stato non finanziare una lavanderia con consegna a domicilio, è il massimo,
quindi quello è stato il grosso problema di della rifondazione Wayne. Comunque, sì, diciamo che è un film di sguardi, di gente che osserva, soprattutto con le lenti a contatto, che è il gadget che usano di più. Non il rampino, che tra parentesi credo che Batman abbia una sorta di bonus tra i venditori di protesi per le gambe, perché quanta gente ha zoppato con quel rampino, io credo che ogni 10 gli diano, non so, una batruota per la Batmobile gratis, perché sennò non mi spiego. Perché lui è una persona civile, non uccide, però il compenso ti può rendere invalido a vita. Qualcosa dovrà pur fare. Vabbè, è il classico paradosso che no, non ti uccido, il compenso ti spacco ogni ossa del corpo perché sono umano. Perché pure quel paradosso americano, io non ti ammazzo, però non ti preoccupare, l'altro eroe ammazzerà al posto tuo, tranquillo. Sì, infatti. Lì è il paradosso, se vogliamo buttarla, breve parentesi, il paradosso è berretti verdi. Il Vietcong ha ucciso un mio compatriota a sangue freddo, ammazzo lui a sangue freddo. Ma hai fatto la stessa cosa che hai appena criticato. Un saluto a John Wayne, grande attore, ma anche grande pezzo di merda. Non lo so, a livello umano non mi mancherai. Comunque, sei la stronza, non gli posso di... Ricordiamo che Adriano. John Wayne, parente di Bruce Wayne, visto che siamo... Parente rinnegato perché uccideva, visto? Hanno corretto il tiro poi. Ma quanto sarebbe bello se quando l'enigmista faceva scoprire a Bruce le origini dei suoi genitori si fosse scoperto che il padre fosse John Wayne. Immaginate lì, il nonno più che il padre, bellissimo, parodia, no. Per fare una parodia illegittimo. Sì, come sarebbe stato Batman diretto da Mel Brooks, sì. Ce lo riserveremo per Lego Batman 2, quello che non faranno mai purtroppo. Comunque si diceva appunto un film di sguardi, di gente che osserva, che è osservata, di gente che è un continuo connubio tra dentro e fuori, cioè ci sono i personaggi si rinchiudono chi in una Batcaverna, chi in un sudicio nightclub, e devono essere letteralmente portati alla luce, e a volte gli sparano, ma con un altro discorso, l'enigmista stesso che vuole venire fuori, Batman è uno sotto i riflettori, ma che non, come Bruce Wayne, ma che non vuole esserlo e così mette una maschera, l'enigmista non lo caga nessuno e mette una maschera per essere notato, si discute sul fatto che a volte dietro una maschera sei più te stesso che rispetto a quando... sei fuori, c'è appunto l'idea delle persone che vengono giudicate, soprattutto delle persone che giudicano senza sapere, perché per quanto la sindachessa mi stia anche simpatica, Bruce Wayne, lei non fa niente per la città, e in sala parte il coro, ma vaffanculo! E, o anche il tipo che dice, ah, quei ricconi di merda, questi ricconi di merda si meritano di morire, lo dice di fianco al riccone che gli avrà salvato il culo alla città 20 volte. Poi altre tematiche interessanti, sì, come dite voi, è un film che cerca di tenere Bruce Wayne il più possibile a terra. E la conferma dopo The War, il pianeta delle scimmie, che se Matt Reeves non è credente di per sé, è cresciuto in ambiente credente, perché molto di più in The War, ma anche qui abbiamo, soprattutto nel finale, dei sottotesti biblici con un Batman che letteralmente emerge dall'acqua in una sorta di autobattesimo, come se fosse una rinascita. Lui che dopo diventa letteralmente la luce che guida Gotham fuori da un diluvio universale, di fatto. Posso dire però che la scena in cui lui proprio si erge e si tuffa sul cavo elettrico per spezzarlo, quanto è bella quella scena. Sì. Prima di cadere, no? Pensavo quella si spezzasse qualcosa. Cioè, quella scena lì, perché mi dà l'idea, non lo so, mi ricordo... Allora, quella è una delle scene, insieme a quella in cui lui scappa dalla centrale di Gotham quando chiede, quando a Gordon dà il pugno, che si sono messi d'accordo. Quelle due scene mi hanno ricordato tantissimo la serie animata degli anni 90. Cioè, ho proprio rivisto delle immagini di quel Batman lì e sono rimasto estasiato, veramente. Però rimpianto che quando si butta non si sente... Però ecco... Mi hai appena cambiato un'intera prospettiva di un momento, Ale. Vedi, per questo io quando ho visto che avevano ammanettato il pinguino, ho pensato, ti prego, fai che la scena post-credito sia lui che è ancora lì. Allora, qualcuno mi slega, cazzo! Sarebbe stato meraviglioso. Come la post-credito dell'aereo più pazzo del mondo, dove c'è sempre quello in taxi, non so se avete mai visto l'aereo più pazzo del mondo. Sì. Vabbè, è una post-credito dell'aereo più pazzo del mondo? Devo andare a prendere il Blu-ray. Cosa, Andre? Chi sta seguendo, a proposito di scena post-credito, su Ratalada, quel countdown là, quella percentuale che
giorno dopo giorno si sta avvicinando al 100%. Comunque non so te, ma quello che la post credit vera è quella, ti mettono c'è il sito internet, c'è il sito, sul sito sono andato, sì, però poi non mi sono molto e vedi che c'è un loading, stamattina era al 72%. Svelano, quindi sì. Io avevo capito che magari avessero, cioè avevo capito che magari c'era una scena che ci eravamo persi, invece no, ancora devo... Ma è dai tempi di Cloverfield che Matt Reeves utilizza il web per addentrarsi ancora di più nella narrazione, quindi boh, chissà cosa sia. L'ha segnato J.J. Abrams, con cui è grande amico fin dall'infanzia. Paolo, perdonami, ma Willow la strega mi ha fatto appena infartare in live, per quello che ho appena letto. Sì che ci sono state delle notizie, The Flash. Ah sì, sì, l'ho letto prima. 2023 e non più a novembre di quest'anno. Possiamo però in tutto questo, per una notizia che ci dispiace, ecco che arriva Michelone Innocenti. Il cavallo. No. Te lo so che non ti importa una sega, è inutile tu faccia ora queste manfrine. No. Già. Non vedremo la faccia della prima di Miller per altri mesi, che disdetto. No, la vedi il mese prossimo in Animali Fantastici. Se non viene spostato. È meno, ma è meno da pira della faccia di The Flash. Flash, sono la versione pira del bad dello Spider-Man. Michele forse già in circolazione da mesi che avrebbero spostato Flash per la post-produzione e Fury of the Gods anticipato. Ma in tutto questo, è stata la velocità della luce. Aspetta, sette volte che Andri inizia una battuta. Vai, finiscila. Ma in realtà Michele sta soffrendo lo stesso, perché comunque voleva vedere Michael Keaton il prima possibile. Dai, questo diciamolo, dai. No. Ma che palle, Michele. Cosa importante. Sì. Alla partita di calcetto, hai vinto, hai perso, hai pareggiato? Esatto, ci interessava. Sono, scusa. Io voglio sapere, è certo. Ho vinto, ovviamente. Ma cos'era? Livorno-Real Madrid? Cos'era? No, in realtà era nazionale Italia contro Albania, perché siamo un gruppo misto. Ok, perfetto. Ammettilo, Michele, dai, era Scapoli contro Ammogliati, su, dai, non diciamo... Non lo volevo dire per la privacy. Il nostro caro Andrew tra poco deve lasciare, dici tu quando devi uscire, in tutto questo però voglio lasciare la parola alla nostra Paola. Che allora guarda, esco adesso, vi continuo a seguire dalla metropolitana. Grazie perfetto. Paolo, come al solito, dell'invito. Fate i bravi e non parlate male di Snyder, altrimenti vi ammazza. Ok. E mi raccomando, Andrea, se vedi delle persone che hanno la faccia bianca e uno la dipinta solo a metà, scappa. Esatto, assolutamente. Ciao. Fate i bravi, però, come disse anche. Scusate, prima di far parlare Paola, volevo dire al mondo tutto che ho appena visto 18 volte di fila il trailer di Obi-Wan Kenobi e non sto bene. E a me non mi ha lasciato invece proprio nulla. Lo sai, perché sei un essere disgustoso. No, a me sai cos'è che mi ha lasciato? La foto di Pinocchio è lì, è meravigliosa pura. Hai visto? Michele, io sono con te. Bello. Quella mi ha lasciato molto più che Pinocchio, più che Kenobi. Però indipendentemente da questo, cara Paola, dici tutto. Allora, vi anticipo questo mio parere in breve e poi faccio un attimo un cambio di stanza, quindi nel caso dopo mi muto un attimo e sì. Sapete. Allora, ovviamente il film mi è piaciuto un sacco e io butto sempre le mani avanti perché non sono lettrice di fumetti, quindi veramente baso il mio parere solo su quello che vedo su schermo. E il Pattinson mi ha lasciato veramente estasiata. Ma perché non perché avessi dubbi in realtà su Robert Pattinson in generale, però credo che veramente con questo film abbia finito la lunga schiera di film dove ha cercato di mettersi alla prova e di dimostrare al pubblico. Cioè, nel senso, lui è sempre stato bravo nei film che ha fatto, però è stato un lungo devo dimostrare questo, devo dimostrare che non sono Robert Pattinson del 2008. In The Batman è un attore già fermato. Esatto, io penso che con The Batman, se proprio diventerà un film iconico, e io credo che abbia buone chance per diventare un film iconico, meglio che venga ricordato e marchiato per questo, come succede per Keaton, piuttosto che per un Edward Cullen dei tempi che furono, ecco, cioè molto, molto meglio questo. Quindi, fatta questa parentesi sul protagonista, Andrea Pippi mi ha citato Gotham come personaggio
forse il personaggio principale della pellicola, e sono estremamente d'accordo, perché la scrittura lo rende un personaggio a tutti gli effetti, tramite cui poi si muovono le vicende e si plasmano anche gli altri personaggi in carne ed ossa. Mi sono piaciute molto le alchimie di Bruce Wayne con gli altri personaggi, particolarmente quelle con Gordon, e quella ovviamente non l'abbiamo citata finora, con la bellissima Catwoman di Zoe Kravitz, è stata pazzesca. Poi ho adorato la regia di Reeves, in tal senso che non la sessualizza mai, neanche volendo, la sensualizza, che è diverso, però veramente non, se c'è un erotismo è molto velato. E soprattutto ho apprezzato, però questa è stata la mia chiave di lettura, poi dopo possiamo parlarne meglio, io ho capito che non c'è proprio un'intesa romantica fra Bruce e Selina, più che altro loro sono due facce della stessa medaglia che si specchiano, perché sono molto simili, quindi è come se il loro rapporto, il loro tipo di amore, volendo chiamarlo così, fosse trascendentale, perché si capiscono a vicenda. L'unica cosa che cambia fra i due è che hanno delle ferite aperte nel loro passato, però Selina non riesce ad accettarle, e questo è il motivo per cui poi alla fine si separano, con lei che va via e Bruce invece rimane. E questo mi è piaciuto tantissimo. Anche perché Selina non l'ha mai visto in faccia, sempre con la maschera. Sì, anche questo. Beh, diciamo anche che io non ho... La cosa bella è che magari con gli altri Batman hai ogni tanto quella necessità di vedere la faccia di Bruce senza maschera. Qui invece con il Pattinson non l'ho percepita mai questa necessità, nel senso che anche se rimane perennemente, quasi tutto il minutaggio on screen con la maschera, è molto più espressivo che senza, quindi veramente non mi è mancato proprio questo aspetto di vedere, diciamo, Bruce Wayne rispetto appunto a quando vediamo l'uomo pipistrello. Detto questo, scusami se ti interrompo, come ho detto nella live su Quarta Parete, senza maschera, Bruce Wayne così bianco, con quegli occhi un po' marcati di nero, mi ha ricordato l'L di Death Note, non so se anche a voi. Ambiguo. Bello, sì, lo chiamano il Bruce Emo, quello di Robert Pattinson, un po' ci sta, dai. Un po' sì, con quel capello così, con la frangetta, dai, ci sta. Che poi almeno qua mostrano anche mentre si tinge gli occhi, perché noi ci domandavamo sempre in Burton, in Schumacher, ma quanto cazzo... Burton sparisce, rientra a piacimento. Sì. Burton è bellissimo, perché ha il trucco degli occhi e poi si toglie la maschera, non ce l'ha più, è bellissimo. Cioè, quello è il superpotere. Altra menzione speciale, anche se non me ne intendo, appunto le scene d'azione, che sono tre o quattro in croce, ma sono dirette benissimo. Centellinate. Per il resto poi è tutto un film di investigazione sulla risoluzione di un mistero e, ripeto, non annoia mai. Nel senso, il minutaggio lo percepisci, però non è che pensi, cavolo, quando finisce, assolutamente. E poi la colonna sonora di Giacchino, che è fenomenale. Ho la score di, come si chiama, il tema di Catwoman, lo ascolto praticamente tutti i giorni, è qualcosa di indescrivibile. Mi fermo qui per il momento. Antonio, volevi aggiungere qualcosa oltre a quello che avevi detto prima? Oltre all'approccio registico, cambio di prospettiva e tenere tutti i personaggi a terra, senza appunto questo impianto con i gadget stratosferici messi in uso incentrarsi più sulla spettacolarità che altro. Qua si cambiano le carte in tavola, almeno è l'enigmista. È più il Tetris che l'enigmista. Esatto. Okay, adesso sono in alto. No, ok, comunque a parte questo. Allora, il cambiamento rispetto... Allora, dov'è che si trova l'innovazione in questo film e qual è stata una minima? Io comunque una minima rivoluzione che però si fa sentire poi lungo tutto il corso del film è incentrare le vicende, farle scatenare. Ecco, questa catena di eventi viene mossa da una generazione comunque che si avvicina appunto trentenni, no? Questa generazione che è in combutta, che si deve rivedere, riguardare, però affacciarsi su un sistema governativo che non tende loro la mano. E allora, partendo da queste basi, si traccia anche il profilo del personaggio di Bruce Wayne, la controparte, l'antagonista che si riflette nel personaggio dell'enigmista, e quindi questo
abbiamo questo nervo scoperto di un'intera generazione e una rabbia giovanile che emerge di prepotenza e va contagiando tutta Gotham. Poi ci sono gli attori, io ci ho visto un equilibrio nel casting e di come vengono utilizzati gli attori, cioè un po' come, adesso qua vabbè il paragone un po' azzardato, però seguitemi un attimo nel discorso, dovrà uscire Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, che ho visto in anteprima. Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson mette in primo piano i due attori giovani protagonisti e poi gli attori di supporto, che sono Sean Penn o un Bradley Cooper, stanno in disparte perché vogliono valorizzare, vogliono proprio mettere sul piedistallo i due attori principali. Stessa cosa, stessa struttura, questa sensazione l'ho ritrovata anche in Batman. Cioè c'è questo parterre di coprotagonisti a supporto, totale supporto del trio composto da Pattinson, Zoe Kravitz e Paul Dano. Allora questo per me, cioè questo è l'approccio fresco all'universo Batman al cinema. Cioè ci ho trovato proprio la tematica di base che parte dai giovani e anche proprio tutto il motore del racconto animato da loro. E anche, stavo dicendo, quindi l'utilizzo degli attori, come sono stati disposti lungo il corso della narrazione. Poi, stavo dicendo, la prospettiva, abbiamo detto ricercata di Reeves, che, ecco, non abbiamo anche citato quello che è il suo riferimento massimo per definire l'aspetto di Bruce Wayne, che è Kurt Cobain, e ovviamente poi l'inserimento in Nirvana di mezzo nella soundtrack brillantemente composta da Giacchino, e c'è tutto questo, ci sono tutte queste componenti messe in gioco che mi portano a dire che, cioè ad affermare la qualità, allora la qualità elevata del prodotto in sé, ma anche arrivare non tanto al capolavoro, ok, però c'è quella sensazione che possa diventare un instant cult, anche perché è il primo film di Batman, dovrebbe esserci questa idea di trilogia in corso, però come primo film, come inizio, sembra già autoconclusivo. Poi che abbiano detto che è lungo, poi lascia qualcosa lì e là, però alla fine poteva essere anche autoconclusivo. Qualcosa lì e là, se ti stai riferendo al Joker, ho da dire anche su quella parentesi. Perché e poi ci arriviamo al Joker. Sentiamo anche un attimo Michelone, il suo parere generale sul film, e poi ci arriviamo anche al Joker. Sì, assolutamente sì, ma magari fossi io, vedi, il fatto di essere nello stesso... perché è quel demente di Andrea a cui voglio tanto bene. Demente, io mi devo vendicare dopo ieri sera. Assolutamente sì, ma siamo due dementi. Cosa è successo ieri sera? Cosa è successo ieri sera? Paolo ha assunto in dei momenti il controllo della mia live e si è messo a fare pure lui. Sicuramente ha fatto meglio di te. Ma fanculo, Michele. Ma sicuro! Ci chiameranno i dementi, Andrea, sei contento? Mi piace come okay. Mamma mia, mi volevo, i due Mendi, ti ricordi? Volevo velocemente rispondere a un Aspetta, Andrea saprà i due Mendi chi erano? Andrea Barone e i due Mendi. Niente, c'erano i tre Mendi. C'erano i tre Mendi, però uno mancava, quindi due Mendi. Ma non è una battuta. E non abbiamo fatto altrimenti. Insomma. Esatto. Okay. Quale film è? Scusate. Sì, non è un film. Vieni Michele, vai. Ceccherini e Pacin. Ceccherini e Pacin per noi toscani. Andrea, diciamo che se capissi la battuta saresti come un bugiardo quando muore, giaceresti continuamente. Quindi... Quella è tremenda, ragazzi. Meno male che l'ho visto in originale. Veramente una roba. Io alla seconda visione ho capito cosa avevano fatto con quella traduzione. Ora, hai sentito che nei contenuti extra spiegheranno che l'hanno tradotta basandosi su quello che dice Paolo Innocenti nelle sue live? Vedi. Allora ha tutto senso. No, volevo rispondere intanto a uno degli ultimi commenti in chat con una battuta che non posso fare, però a me non sembra che a Selina stia sulle palle Bruce Wayne. Ma cioè gli sta sulle palle per altri motivi. Cioè, no, vabbè. Lei che vorrebbe stare sulle palle di lui. E metteteci un po' di sale toscano e avete capito la dinamica qual è. Scusatemi. Niente, detto questo, credo che abbiate già sicuramente sviscerato prima tutto quello che c'è di bello cinematograficamente in questo film e non mi starò a ripetere. Io ora l'ho visto tre volte e non ho intenzione di fermarmi. Già tre? Sì.
Io vado già, è stata la lingua originale di mezzo? No, purtroppo qui dalle mie parti c'è solo a Pisa, ma solo alle 21.30 che finisce alle 4 di notte. E poi diciamolo che domenica prossima questo qua viene al cinema mio, dove vado sempre. Fermati, in Toscana. Fermati. Sì. Il 20. Torno il 22, tanto è un cinema uguale. Vedi, se no, cioè, immaginatevi Michele che va al Luci Mio di fiducia e io non ci sono. Michele, quando viene a Napoli, porca troia? Vabbè, ora... Quando viene a Dubai? No, dicevo, quello che mi interessa... Ripeto, allora, intanto sicuramente a Selina non sta sulle palle Bruce Wayne, ma Bruce quasi quasi battuta. Scusatemi, scusa. No, posso dire che riprende pure il fatto che siano spaccati nell'anima entrambi come in Burton, fondamentalmente. Sì, però è una dinamica completamente diversa. Sì, comunque in Burton trovavano ragione di avvicinarsi e desiderarsi nel fatto che erano due reietti, erano i due reietti affascinanti, col terzo che era il mostro, almeno esteticamente, cioè il pinguino. Qui è proprio necessità d'affetto. Io ammetto, guarda, parto da qui, visto che partendo dal commento ho parlato di Selina e di Bruce. E il loro rapporto la prima volta non mi aveva particolarmente colpito, ammetto. Avevo trovato comunque Selina, e un pochino lo è, l'elemento più meccanico della narrazione del film, cioè quella che fa un po' da collegamento e punto focale fra Wayne, Falcone, il pinguino, l'omicidio del sindaco col fatto che deve recuperare il passaporto dell'amica. Bravissima Zoe Kravitz, bellissima, c'ha tutto il fascino giusto per il personaggio, nonostante sia minutina. Quando l'ho rivisto ho notato veramente, e lì si vede la bravura di un regista, non solo nella tecnica ma anche nel sottintendere le cose, che la loro sottrama è veramente erotica, nel vero senso della parola. Vero. Cioè, la prima scena in cui lui guarda lei che si mette il costume, in cui prima è seminuda, si intravedono un po' i seni sulla maglia bianca, e lui c'ha questo occhio, questo primo piano sugli occhi molto insistito, che è puro desiderio, come nei più grandi melò o noir della storia del cinema. Il fatto che la segue, il fatto che vede in lei probabilmente il modo, come un po' in The Dark Knight Rises alla fine trovava l'altro Bruce Wayne, di scappare da questa maledizione. Ci sono un paio verso la fine, quando c'è la scena al palazzetto, c'è quel momento bellissimo, campo contro campo, due soggettive in primissimo piano dei due che si guardano, nonostante la tragedia vedi il desiderio e probabilmente anche il sentimento, che alla fine però viene negato loro dall'impossibilità di stare nello stesso posto. Quella è una cosa che con le revisioni ho molto rivalutato, però l'ha già accennato Paola. Intanto, da un punto di vista di costruzione, credo che questo film viva e trovi il suo cuore nei rapporti. Credo che tutti i rapporti del film, anche quello un po' vituperato da qualcuno con Alfred, siano veramente la chiave di lettura di tutto il progetto. Perché Alfred è vero che c'è poco, ed è anche poco caratterizzato rispetto a quello di Michael Caine, ovviamente più di quello dei film degli anni 90. Però è anche vero che con tre scene compie un percorso nel rapporto con Bruce intensissimo. Cioè da il problema secondo me è che già subito a questo primo film, dopo averci mostrato poche scene, già ti devono mettere la bomba tragica della quasi morte di Alfred. Sembra un po' presto, e poi anche un modo per toglierlo da metà film, poi lui scompare, sì, perché rimane sempre in ospedale. Però è anche, allora, guarda, lì è presa di coscienza e responsabilità, secondo me, dopo. Esatto, e non quella, solo, è anche di affetto, perché quando ovviamente lui passa dalla problematica del passato dei genitori, che lui gli smonta, lo rassicura, e allora in quel momento di tepore ritrovato casalingo, Bruce è in grado di finalmente dire quanto è importante per lui Alfred a lui mentre è nel letto d'ospedale. E il loro rapporto è bellissimo, così come è bellissimo quello tra l'enigmista e Batman, che ovviamente è unidirezionale ma molto affascinante e morboso, così come quello fra Selina stessa e Falcone. E io, ragazzi, per me il cuore, cioè veramente la cosa più bella di questo film, è il rapporto tra Batman e Gordon, che io credo non l'avevano mai sviscerato così. Cioè, sarà meraviglioso il Gordon di Gary Oldman, però comunque è una persona normale
che tra virgolette subisce la grandezza di Batman. E qui c'è la scena in cui Batman si becca la bomba in faccia in chiesa e poi se lo portano alla centrale, lo stanno per smascherare, in cui reagisce male, Gordon lo prende, lo batte al muro e gli punta il dito in faccia. È una dinamica mai vista ed è potentissima, perché capisci che c'è tutto dietro una storia pregressa che non abbiamo visto, ma che ti arriva subito. Come se avesse due figure paterne, sia Alfred che esatto, e soprattutto Gordon. Anche il rapporto in generale con la polizia, cioè quella splendida soggettiva all'inizio nella casa del sindaco assassinato, in cui tutti guardano in camera, che è la soggettiva di Batman, e guardano un po' con sospetto, un po' con disgusto, un po' anche con timore e ammirazione da un certo punto di vista. Quindi per me i rapporti sono veramente il punto focale del film. Ma la cosa, l'ho già detto anche nella live sul mio canale, però la devo risottolineare, perché dopo tre volte cosa fai? È un film che abbiamo aspettato a lungo, tantissimi anni, ce lo siamo un po' idealizzato, anche se ammetto che per essere un film di Batman molto meno di quello che ero solito fare quando ero più giovane, e la prima volta lo guardi e lo subisci da un certo punto di vista, dal secondo ci entri in confidenza, nel terzo lo rendi tuo, cioè entra a far parte del tuo bagaglio, anche perché un film di tre ore con così tante dinamiche, con così tanta narrazione, con così tanti personaggi, ci vuole un po' di per assaporarlo e per accettarlo da un punto di vista intellettuale. E credo che di poter confermare quello che è stato il mio primo pensiero alla prima visione, cioè io non so, vi sentivo prima che lo parlavate, se questo è il miglior film di Batman, e in questo momento non mi interessa, perché va bene che siamo su YouTube, le fa sempre colore fare classifiche, io e Paolo l'abbiamo fatte, da Matioski, eccetera, eccetera, ma proprio non mi interessa. L'importante, uno, è che sia un grande film, e quello non lo mette, non lo può mettere in discussione nessuno, tranne qualcuno che stanno piano pianino iniziando a venire fuori, quelli contrari a questo film, vabbè, cioè, è legittimo e va benissimo, ma posso dire due cose rispetto a questo film. Uno, che è sicuramente il film di Batman più vicino a quello che è il Batman fumettistico, che non è una cosa che lo rende migliore, ma che da appassionato, cioè questo film per essere bello deve piacere tanto anche a Paola, che non ha mai letto un fumetto, e ci riesce. Giusto Paola, vero? Ecco. Quindi sì, a me anche. Quello... Sì, ma a te poverino ti umilio troppe volte. Perché nel caso di Paola è disinteresse, nella tua ignoranza che è diversa. Vedi, serviva ribadire sempre. No, dicevo, quello non è un merito di per sé, però fa piacere comunque poter trovare un adattamento. In tanti pensano di sapere cos'è Batman sui fumetti, ma spesso e volentieri dimostrano di non saperlo fino alla fine. Ma soprattutto, ho detto, per me la cosa più bella di questo film è che con la sua durata pachidermica, ma mai pesante, perché l'ho visto tre volte in una settimana, e per me d'accordo, potrebbe durare il doppio e non mi annoierebbe mai, e anzi il suo ritmo a tratti lento e un po' didascalico aiuta la persona a entrare piano pianino in quello che è il mondo che si costruisce da sé attraverso la storia dei personaggi, credo che sia il film di Batman, no, credo, sono sicuro che sia il primo film di Batman che basa tutto, dalla costruzione dei personaggi a quella dell'universo narrativo a quello del messaggio ultimo che ora col quale poi concluderò, attraverso la narrazione. È inevitabile, l'ho già detto, fare il paragone con Nolan, che lascia il tempo che trova. Credo che non ci siano due approcci più diversi tra quello di Reeves e quello di Nolan. Non basta essere un tantino realistici e ambientarli in una metropoli sempre scura e un po' inquietante per fare la stessa cosa. Nolan, che ha fatto una trilogia che io adoro, ma che con 10 anni più di quasi 20 dall'inizio della trilogia sulle spalle, riesco a vedere con un'ottica diversa, messo da parte l'hype e la mia passione sfrenata per Batman, e che è palesemente basato su un concetto molto forte, ma anche molto alla Nolan ferreo, di come si racconta la storia di Batman, interessantissimo, quasi teorico. Qui al contrario, Reeves, una cosa completamente diversa, come diceva prima qualcuno, Antonio se non sbaglio, tiene tutti i personaggi ben ancorati a terra, racconta una storia. Batman in questo film è sempre in scena, Bruce Wayne è l'accessorio per la prima volta nella storia del Batman cinematografico, e infatti il fatto che la maschera arrivi fino qui, abbia praticamente la faccia a metà scoperta, ha senso, perché non è che non riconoscono
Bruce Wayne in Batman. Non è che non conoscono Batman, non conoscono Bruce Wayne e quindi non possono riconoscerlo dietro la maschera perché è un reietto. Anche perché non c'è nemmeno il contrasto, la differenza di voce. Mm-hmm. Cioè non è che scurisce più tanto la voce quando è Batman. Lo posso confermare anche in originale, non esatto. Cambia niente. Sì, infatti confermo anch'io perché anch'io l'ho visto in originale. Allo stesso modo. Bene, bene. E dicevo, questo fatto di veicolare tutto a un approccio super narrativo in cui l'azione praticamente è inesistente se non in due o tre passaggi è il vero punto di forza di questo film. E questa narrazione, e concludo, veicola un messaggio molto importante. Ne parleremo la prossima settimana in una live dedicata, ma mio compare di Inno al cinema, Leonardo Rinella, fa: però non capisco il percorso del personaggio, perché alla fine il film inizia e lui è già un Batman perfetto. No, è un Batman perfetto. No, io ho capito cosa intende dire lui. Cioè è un Batman che comunque è già in grado di fare la cosa giusta, di affrontare i suoi nemici, di fare quello che deve fare per la città. Quello che però è il percorso all'interno di questo film di Batman è la motivazione. È la motivazione. Quando lui verso la fine si trova davanti uno dei copycat dell'enigmista, dice la sua stessa frase, sono vendetta, capisce che è il momento... Finito. No, no, ma volevo solo dire di lui, di quel personaggio lì, io non avevo capito che fosse quello, cioè non l'avevo riconosciuto che fosse... Io non l'avevo capita alla prima visione, l'ho capito solo dopo. Tu avevi anche capito che... Aspetta però, ora ci arriviamo. Io ora lo dico, aspetta, perché comunque c'ha una faccia abbastanza riconoscibile. Tra l'altro mi ricordava un po' l'attore, quello che fa Joe Chill in Batman Begins, quello di che poi ha lavorato spesso con Rob Zombie, non mi ricordo mai come si chiama. C'ha quel tipo di faccia lì. Il percorso che fa Batman, dico, e non Bruce Wayne, in questo film è quello appunto di passare dal... faccio il vigilante, giustiziere mascherato perché devo vendicare il mio passato, a faccio questo perché la mia città, la mia gente ha bisogno di un simbolo di speranza. E in questo l'ultima scena, da quando accende il fumogeno, scena rubata palesemente da Snyder, no? Ci insegna qualcun altro. Andavi bene, ragazzi, perché tutti me li tolgo tutti. Che allunga la mano, il primo a rispondere, a prenderla è il bambino orfano, quindi la controparte di Bruce, poi la nuova sindaca e poi tutti gli altri, la ragazza che viene messa in barella e non vuole lasciare andare Batman. Il percorso del personaggio è quello, passare da un giustiziere a un paladino della giustizia. E tutto questo non passa attraverso le pippe mentali e i filosofismi che c'erano nei film di Nolan, bellissimi e funzionali per quel tipo di storia, ma da un percorso puramente narrativo. E quindi proprio quello che io adoro in questo film, oltre alla tecnica, la messa in scena, il grande cast, è come tutto sia veicolato a un racconto così ricco e così gloriosamente raccontato che proprio ti sembra di essere a casa. E prima poi Michele... di risponderti c'è un altro ospite che è arrivato, ecco qua, il carissimo Filippo F. Ma salve, buonasera, scusate il ritardo, tra l'altro, ormai sono diventato il ritardatario cronico. No, sono arrivato 10 minuti fa anch'io. Comunque concordo su tutto quello che ha detto Michele, soprattutto sulla parte riguardo Snyder. Volevo aggiungere un'altra cosa. Io volevo, stavo per dire, ora che è entrato Filippo, che lo facevo in nome suo, e alla fine avrei detto I'm vengeance, ovviamente. Volevo aggiungere un'altra cosa. Sì. Agganciandomi al discorso dei due stili differenti di narrazione da Nolan a Reeves, qua chi ha voluto... voleva esaminare il film a fondo, si è voluto proprio cimentare nella visione con tutti i crismi e con tutti gli strumenti possibili, ha individuato un enorme cambiamento rispetto ai film di Nolan, cioè che questo The Batman è strutturato in 4 atti, non 3, cioè sono 4, cioè c'è un arco composto che si arriva, cioè che arriva poi alla risoluzione degli enigmi e allo svelamento dell'identità dell'enigmista e tutto, e questo è un 3 atti più appunto la tematica che hai citato tu, che hai tirato fuori tu, Michele, che compone un finale anche riservato a Batman. Quindi ci abbiamo più, oltre le 3 ore... E anche tutto questo si è capito anche senza inserire le didascalie dei capitoli, vedi, capitolo 1, capitolo 2... Però Paola, lo sai, eh?
alla fine ognuno lo tratta in modo diverso e io vai Andre, io ho apprezzato comunque anche come l'ha trattato Snyder. Andre, lo sappiamo, no, ma non lo continuare a dire ora che invece sì, parla di Debalfan. Paolo, levantatene fino alla fine. Comunque, no, io volevo fare solo una domanda a Michele, cioè non volevo... Sì. No, perché prima Michele è arrivato in ritardo e tu hai proprio accennato la faccenda del Batman preferito o quant'altro, no? Io quando... Cioè, tu hai detto anche una cosa sacrosanta, ovvero che... Cioè, perché è la stessa cosa che ho pensato io durante la visione del film, sia la prima che la seconda volta. Cioè, ovvero, non so se questo è Batman migliore, ma non me ne frega un cazzo in questo momento. Cioè, perché io non vado a vedere... Ma quello che si diceva anche io e Christian, Cioè, che è inutile dire ora il migliore o... Sì, cioè, ma no, aspetta, no, un attimo. No. Cioè, noi tendiamo al positivo. Però quello che voglio capire... Il negativo, non ho capito. Cioè, io ho detto il negativo, non lo sapevo. Non ho capito. Fatelo parlare, vai Andre, vai. No, per riallacciarmi sempre al discorso che sto per cioè sempre la domanda che sto per fare a Michele, perché comunque si connette alla cosa, cioè perché io prima ho detto semplicemente che non so se questo è il miglior Batman, perché il mio posto, il cuore per il mio Batman preferito continua a essere quello del Cavaliere Oscuro, poi non so se un giorno sarà questo, cioè è semplicemente perché il mio vecchio feeling adesso per me questo Batman è divino. E non so esattamente in che posto lo farò, perché non vado al cinema per fare le classifiche, quelle arrivano dopo, quando avrò il cervello più... È un gioco. Sì, infatti. Però ho anche ribadito più volte che secondo me, se una persona viene da me e dice questo secondo me è il miglior Batman esistente, anche adesso, cioè io non lo prendo a capate, cioè penso che effettivamente... Andrei, se tu chiedi... Allora, rispondo ad Andri velocemente. Poi per dire che secondo me non è assurdo no. Dirlo. Cioè. Ma non è assurdo, allora. Non ho detto che sia assurdo, ho solo detto che si può anche aspettare, può essere bellissimo lo stesso, anche se magari non sappiamo subito se sia il migliore. Anche no, perché, poi se uno lo sa dire, bene. Anche perché, allora, io se devo seguire la logica, ok? Faccio tutto un ragionamento lineare. Vi dico oggi... che è mercoledì 9 marzo 2022, che al 90% questo è il mio Batman preferito. Film, personaggio, approccio all'universo, fedeltà al fumetto. Però poi devo fare una considerazione. Io sono lo psicopatico, l'ho già raccontato, che ha visto 11 volte al cinema The Dark Knight e The Dark Knight Rises. Io non prendo alla leggera 11 volte. A testa. The Dark Knight è uscito il 23 luglio 2008. Io l'ho visto il 23 sera, il 24 pomeriggio, il 24 sera, il 25 pomeriggio, il 25 sera. Tutto questo perché non l'aveva capito, eh? Esatto. 3 volte a New York, perché quel mese dopo andai un mese a New York, lo vidi 2 volte in IMAX e una in originale, tanto per, e poi quando sono tornato l'ho rivisto altre 3 volte. E ricordiamolo, ve l'ho già raccontato, che quando è uscito Rises, per non aspettare il 29 agosto che usciva in Italia, col mio amico Marco, che domani esordirà su YouTube sul mio canale per parlare appunto di Batman, perché è scemo come me, la recensione spoiler, abbiamo preso il 20 luglio e siamo andati a Londra a vederlo in originale. L'abbiamo visto la prima sera al cinema normale e la seconda all'IMAX. Quindi c'è... Io ogni tanto passo per detrattore di Nolan. Io adoravo Nolan, poi è successo qualcosa e soprattutto amo il suo Batman. Però oggi... vivo in maniera assolutamente diversa da quello che vivevo in quegli anni di entusiasmo. Oggi per me il terzo Dark Knight Rises è più bello di The Dark Knight e di Batman Begins. E soprattutto... Quanti cazzi tuoi, Andre? E soprattutto, se andiamo a vedere la trilogia di Nolan, se si toglie il Cavaliere Oscuro, nel primo film Batman arriva dopo un'ora, nel terzo forse c'è 12 minuti. Quindi è un approccio completamente diverso. La trilogia di Nolan è una trilogia su Bruce Wayne che impara ad affrontare i suoi demoni, ad abbracciarli per combattere e alla fine a fare pace con essi e andare verso un futuro che non ci è dato sapere, con la certezza che c'è un altro Batman
a sostituirlo sempre che sia vivo. Però ti dico una cosa però, Michele, è vero che la materia la trattano in modo diversissimo, l'unica cosa che mi sento di dire che non sia così diversa è l'approccio serio, maturo e adulto al personaggio. Cioè, Reeves sicuramente però... quello di Barton non era adulto e serioso. Ma anche per me, infatti, secondo me sono strade Batman. Che si sono aperte. Cioè, Barton ha aperto la strada al Batman di Nolan e Nolan ha aperto la strada a quello di Reeves, secondo me. Cioè, ognuno ha preso da qualcuno, senza contare, dicevo, che poi è bello vedere come questi cineasti abbiano ripreso da altri grandi maestri. Se pensiamo agli ultimi passi vincenti della DC, che piacciono o no, però se prendiamo anche Joker e quindi le derive scorsesiane di Todd Phillips, se prendiamo Matt Reeves e le derive fisceriane, è molto bello, secondo me, vedere per un qualcosa di innovativo per quanto riguarda la storia del personaggio, perché ripeto, io non avevo mai visto un Batman Detective, quanto però ci si rifaccia alla storia del cinema, e quindi anche vedere queste atmosfere finceriane, oppure in Nolan le atmosfere alla Michael Mann, specialmente nel Cavaliere Oscuro il Ritorno. Cioè, non mi sento di definirlo un film come mai era stato fatto prima, perché comunque attinge da qualcosa che c'era già, che ha fatto la storia sicuramente, però questa storia si associa alla trama del film, perché un Batman così, Paolo, cioè, dobbiamo ricordare una cosa. Se escludiamo la doppia parentesi di Schumacher, che comunque ha fatto dei film che rispondevano a un'esigenza produttiva, ovvero Batman Returns, cioè ha quasi ucciso il franchise e ha fatto incazzare milioni di famiglie che hanno portato a vedere un film horror erotico bizzarro con gli Happy Meal alla mano ai bambini, e è successo quello che è successo. Facciamo qualcosa di più fumettoso, in un'epoca in cui il cinefumetto era tutta un'altra cosa. Escluso quello e la parentesi dello psicopatico, Batman è quello. Batman è un fumetto serio, è un fumetto dark. Quindi ti potrei semplicemente dire, fanno tutti la stessa cosa perché Batman ha quella matrice lì. Poi, Barton l'ha reso suo, cioè l'abbiamo visto nelle ultime settimane. Barton ha preso i suoi due film, ha applicato la sua poetica dei reietti, dei freak e delle bizzarrie e l'ha fatto suo. Nolan ci ha applicato la sua. Io ti dico, da un punto di vista prettamente cinematografico, che non guarda l'adattamento, per me questo è il film più maturo, proprio perché non c'ha neanche quella spinta autoriale un po' eccessiva che Nolan cerca di imporre alla sua trilogia. Questo racconta una storia. Cioè, io adoro le storie, io adoro i film semplici. Quello in cui A più B uguale C e C è il significato e il senso ultimo del film. Nonostante duri 3 ore, nonostante ci abbia 400 personaggi e 18 sottotrame, questo film, al centro di tutto, è di una semplicità imbarazzante. È la storia di un uomo che cerca il suo posto nel mondo, cerca di uscirne, non può uscirne, abbraccia la sua maledizione e dà un supereroe, un vigilante migliore. È un film di una semplicità raccontato però con grande maestria. E non ci sono tutti i fronzoli, le bizzarrie. Da un certo punto di vista, l'ho sempre detto, no? Io preferisco un bravo mestierante a uno che si sente sti gran cazzi dietro la macchina da presa. E Reeves, secondo me, è quel tipo di regista che a Hollywood servirebbe di più, perché non si mette davanti al film a dire no, in questa scena ho preso 18 camere IMAX, ho dato fuoco a mia madre e nel frattempo Batman correva dietro. Cioè, ha detto no, io racconto questa storia. Io devo dire la verità, non ho visto neanche un'intervista in cui ci sono di Reeves. È quasi come se fosse in disparte. E questo Oddio, aspetta, in un'intervista Reeves, scusami, sì, ma in un'intervista ha detto voglio fare il più grande film di Batman mai fatto. No, cioè, in un'intervista Reeves ha ammesso, mi ha infranto un sogno, perché io ero convinto che il bambino all'inizio potesse essere un futuro Robin e lui ha risposto no. Ha proprio detto, io invece pensavo... Lo sai perché? Perché lo sei pazzo. Non sono l'unico, pensa, ad averlo creduto per un attimo. Quando si vede, quando il film inizia, c'è l'enigmista che guarda in casa col cannocchiale, c'è questo bambino fa l'acrobazia, c'è con le spade, tutto. Poi dopo io gli ammazzano di il fare la gioia di Filippo. Ora, io pensavo fosse Red Hood. Pensa te, io non so neanche chi sia Red Hood. Poteva essere anche Cappuccio. E perché, Michele, scusami, perché quel bambino con un cappuccio rosso dovrebbe essere Cappuccio Rosso? Non vedo il collegamento. Però dico, quando poi il bambino è lì a sedere. È vero, l'ha detto a caso, però ci ho preso. Quando il bambino è lì a sedere e c'è quel primo piano di Bruce, di Batman, che guarda il piccolo a sedere, io, cioè, proprio come la comunicazione non verbale
parli più di qualsiasi didascalismo. Io ho pensato questo potrebbe essere un futuro Robin, io da inesperto di qualsiasi cosa, invece Reeves ha ammesso no. Quindi noi ormai ci abbiamo la mente un po' deviata dai collegamenti inevitabili. Quel bambino lì rappresenta solo una cosa, lo specchio di Bruce della sua tragedia nel momento in cui affronta la sua sfida più importante. Però c'è anche la teoria che invece il futuro Robin potrebbe essere quello che salva all'inizio, quello che doveva fare l'iniziazione. Sì, ci sono tutti quelli con... Troppo in là, ok che Robin è giovane, però cioè... Minchia, no, non c'ha granché senso. C'è una cosa che mi sono chiesto in questo film, io non penso dove è il prossimo Robin. Scusate ragazzi, ma per avere Robin dovevano morire tutti i genitori, non che rimane solo la madre. No, chi cazzo se ne frega, può essere un Robin alternativo, non è che... Al di là della scena Joker enigmista, che è palesemente un build up per i prossimi film, e il pinguino che guarda l'orizzonte come dire ora mi prendo la città, io ho pensato a tutto tranne a quello potrebbe essere il cugino di Andri, quello potrebbe essere la mamma di Selina. Devo dire, non sono andato perché noi siamo deviati da quel punto di vista, sì, che però il personaggio secondario deve essere qualcos'altro. Io non sono andato lì col pretesto di dire ora voglio scopare Robin, semplicemente c'è quel primo piano, il bambino ha detto potrebbe poi e... Ma Paola, più che altro questo è un film di figure che vengono diciamo plasmate in positivo o soprattutto in negativo, da tragedie familiari, siano esse dovute a genitori di merda o a fattori esterni. Quindi abbiamo Bruce che di fatto è impazzito dopo che gli sono morti i genitori, l'enigmista idem, che tra parentesi, sì hai ragione, sicuramente il tuo essere orfano è stato peggio di quello di Bruce perché ci aveva i soldi. Però cazzo, comunque bambino a cui sono morti i genitori, tutti i soldi del mondo non ti ridanno un abbraccio di mamma. Una deviazione sociale, insomma. No, ma infatti è lui che è pazzo. Poi c'è appunto il forse, il non Robin, staremo a vedere, Selina Kyle, il cui padre le ha ammazzato la madre, e la stessa Marta, tra l'altro Marta Arkham, l'ho adorato, che appunto è diventata mezza matta perché la madre ha ucciso il padre e poi si è sparato. Sì. No, tra l'altro, Filippo, vai, scusami. No, dico, ma è, alla fine, se ci pensate, è un racconto che parla di una città vissuta come... cioè, la città è un'anima, è un vero personaggio, come mai prima d'ora nei film di Batman. È semplicemente una città che gioca con i suoi abitanti a perdere. Selina ha perso qualcosa, Bruce ha perso qualcosa, quel bambino ha perso qualcosa, anche quel ragazzo che si trovava lì con la gang all'inizio e lui stesso capisce, ma questa è una vittima semplicemente del marciume della città. La città è marcia dal di dentro, cioè è bello come questa storia si va più volte a soffermare sulla città in quanto marcia, ma allo stesso tempo poi alla fine, perché io ho letto nei commenti, non c'è l'epicità di Nolan, a parte che è sbagliato ogni volta a riferirci ai film sempre con i confronti, uno. Esatto. Due, questo film non vuole essere epico, soprattutto perché epico Batman Begins un attimo, ma soprattutto vuole essere poetico. Però che io è una dico, cosa Filippo, differente. Lo sai che le poche scene d'azione che ci sono comunque a me hanno fatto dire wow, cioè epico. Ti posso dire qualcosa che forse scuoterà l'internet tutto. Le scene d'azione in questo film sono centellinate. Sì. Ma sono girate talmente da Dio che Nolan... perché noi dobbiamo essere obiettivi, se dobbiamo fare un discorso registico, vogliamo fare i confronti. La scena dell'inseguimento in questo film è la stessa del Cavaliere Oscuro? No, perché era ancora più difficoltoso, perché era ambientato, cioè tutto di notte con una fotografia ancora più marcata. Non è solo per quello, è perché lui non ha messo Batman in condizioni action nemmeno una volta in maniera superficiale. Mai, né nell'inseguimento le telecamere ha messe pure in culo nelle marmitte delle auto per fare qualcosa di innovativo. Io ancora non ho capito dove stavano nell'inseguimento con la macchina. Assurdo, le ha messe ovunque. C'è quella scena assurda di Batman che si muove nel buio e gli sparano. E io lì dico, ma cosa cazzo sto guardando? Non c'è mai una scena fatta apposta per farla. Sì, vabbè, questo è il momento del combattimento. Questo rende tutto... gioca a favore del personaggio, ne esalta le gesta. Per questo vi dico che per me posso già dire che è il mio Batman definitivo.
perché non ha steccato in niente, né nell'investigazione, né nella narrazione, né nel cercare di raccontarci tutti questi personaggi e farceli amare, perfino i gemelli, io li adoro, non li voglio rivedere. Cioè, i gemelli sono i personaggi mitologici di questo film. Vorrebbe la serie TV su di loro. Sono un po' come Bob nel primo Batman di Tim Burton, cioè veramente, lo stesso amore. I villain, la scena all'Arkham Asylum è praticamente poesia fumettistica pura, il ma dialogo la scena possiamo fare di spoiler, Poldano, guarda la faccia da la schiaffo scena, di Poldano, non gli davo due lire io a Poldano invece. Cosa? La scena del combattimento. Ma hai visto il petroliere, Paola? Dico, no, nel senso, non immaginavo che facesse così bene, vi dico la verità. Paola, hai visto il petroliere? Sì. Paola, hai visto la ragazza della porta accanto? No, hai visto Guerra e Pace? Ora gli giriamo tutta la filmografia di Dano. Ma chi se ne frega? Ha fatto bene in sto film. Un attimo. La ragazza della porta accanto. La ragazza della porta accanto è uno dei film più belli della storia del cinema. Comunque, inizio anni 2000, sì. Comunque, l'amore della mia vita da 24 in poi. Filippo, ma la scena del combattimento di Batman con intanto i mitra, la fotografia che viene accesa dalla luce degli spari, intanto sì, lui che colpisce, ma com'è quella scena? Io guardandolo, vi spiego, io avevo delle aspettative, cioè ho raccontato a me stesso diverse bugie prima dell'entrata in sala, perché io, a dir la verità, volevo un Batman molto molto specifico. Nonostante dicessi, ma se il film mi piace, dicevo questo prima di vedere il film, ma in realtà avevo delle richieste molto specifiche. Io sono arrivato alla fine del film che a un certo punto ho pianto dalla gioia, perché dicevo, ma non è possibile che sta facendo questo. Quando ha acceso quel cazzo di bengala, io non potevo pensare che stava succedendo quello che stava succedendo. Non è possibile, per questo vi dico che non si è mai esplorato il personaggio, per me, a 360 gradi come è stato fatto in questo film. Ma non epica dal punto di vista epico, ma dal punto di vista poetico. È una lettera d'amore per Batman. Molti hanno detto che No Way Home sia la lettera d'amore per il personaggio. E a me è piaciuto No Way Home. Ma quello che in realtà Reeves ha fatto, cioè Reeves ha perfino i videogiochi. Cioè, perfino Reeves, io immagino Reeves che ha giocato ai videogiochi, perché certe inquadrature alle spalle di Batman, o le ha prese da lì o le ha prese da lì. Il modo in cui Batman si muove, io vedevo i cosi che uscivano dai cattivi, che lui poi col pad premeva, si girava e dava il contraccolpo. Si vedevano perfette che erano prese da lì. E quindi io dico, oh, ma forse Robin... Aspettatevelo Robin in un sequel, però magari non sarà questo bambino. Io addirittura... ce lo vedrei bene lui, però... fare Jason Todd che viene squartato. Christian? Sulla regia, sulla questione regia che ha detto Filippo su Nolan e Reeves, secondo me alla fine comunque sono due approcci diversi, sono anni diversi pure di differenza, quindi cioè ci sta come tipologia di approccio, dico che Reeves alla fine è al passo coi tempi, proprio come scelta di inquadrare, di come girarla proprio l'action, ma in generale proprio il film. Come si diceva, il fatto che Batman si atterra, come lo segue, cioè, l'uso della soggettiva, voglio dire. Alla fine è un film che, cioè una regia che si sposa col film. È tutto narrativo, colonna sonora, regia, fotografia. È un gran film. Ma io oltre alla scena del Bengala, mi sono emozionato per un gioco, cioè che, allora, di anche qua di prospettive, dovevamo per forza citarla, ma le due differenti entrate nel club, sia come Batman che come Bruce Wayne. Come Bruce Wayne, lì ho detto, vabbè, qua se hanno delle intuizioni del genere, in un film del genere, cioè, sono rimasto pietrificato da, ok, viene accolto o viene preso a pugni sprangate, e non c'è neanche, no, tutto questo, anche qua, ancora il didascalismo di mezzo, no, è la tua intuizione, tu sei già dentro il film e capisci, questa è la visione che hanno di un Bruce Wayne e del Batman, e addirittura vengono appunto messi in discussione entrambi, cioè proprio indistintamente, è quello poi che è ancora più interessante. E io volevo parlare, sì Filippo vai. E un'altra cosa per chiudere anche l'approccio, perché è vero, ognuno c'ha il suo approccio, ma una cosa che Reeves ha sicuramente imparato dai suoi Pianeta delle Scimmie, oltre alle scene action, di certo è il modo in cui riesce a fare parlare la mimica facciale, infatti Pattinson parla con la faccia nonostante ci abbia la maschera,
ma ancora di più non c'è un minimo, ma proprio nemmeno uno, un dialogo che non sia soddisfacente, un dialogo dove le parole sono buttate a caso, non c'è. Dice sì, Alfred non è presente, ma io dopo che mi fai vedere quel dialogo che hanno, cioè, i due, dalla svolta alla storia praticamente, anche se poi no. E ce ne sono tanti altri, molti, a volte riesce a delineare un personaggio da poche battute, l'entrata in scena di Falcone, due parole in croce, sì. Hai ma capito con che ha a che fare? Poi l'abbiamo anche solo il voice over del prologo, basterebbe quello in un attimo, io all'inizio mi ci sono dovuto un attimo abituare perché non me l'aspettavo, in un attimo ti fa percepire a te pubblico solo le cose che dice attraverso il voice over, il terrore dei delinquenti per qualsiasi anfratto buio, luogo nascosto, perché Batman è onnipresente, anche se poi in realtà non può salvare tutti, perché lo dice. Eppure tu per tu, se quando la bomboletta di spray cade al tizio e vanno in quell'anfratto buio, tu pensi dai ora esce, invece no. E quanto è bello anche il fatto che sia il protagonista l'eroe, sia il villain l'enigmista, entrambi fuoriescono dal buio. Si sceglie di presentare i due protagonisti nello stesso modo, l'antitesi del protagonista, eccola lì all'inizio in quella scena horror quasi, caspita, che quando io ho visto il sindaco che si sposta e c'è quello lì mi sembrava proprio, detto caspita qua, e c'è proprio anche questa poi violenza che, ripeto, per uno più piccolo potrebbe anche dar fastidio. E idem Batman, quando esce proprio e ci sono questi pseudo seguaci del Joker per come sono tinti, vabbè che è Halloween, però cioè è intelligente anche presentare l'eroe e il nemico allo stesso modo per poi durante la pellicola farci capire quali siano le loro differenze però. E quindi per me già lì, specialmente alla seconda visione, ho detto wow. E tra l'altro la scena finale iniziale, quello che c'hanno il voice over, se voi ci togliete il voice over alla fine, la scena è talmente, le scene anzi sono talmente girate bene, ricche e dettagliate, sì. Ma anche senza quello si capirebbe comunque il messaggio, cioè la paura di Batman che hanno i criminali quando guardano il batsegnale in cielo, voglio dire, è girato bene, cioè, come hanno sfruttato l'ombra, cioè il punto focale fondamentale è l'utilizzo dell'ombra rispetto ai Batman precedenti, qua proprio anche tu spettatore guardavi l'ombra e facevi deve apparire oppure no. È vero, non è mai stato così spaventoso. E in questo, siccome Anto deve uscire, lo ringrazio per essere stato qua e grazie per averci detto la tua. E goditi un'altra. Guarda, giusto un'ultima cosa sul Joker, che molti lo ritengono forzato, il Joker, ok, apparizioni di Barry Keoghan. Io invece ci ho visto un ragazzo sfigurato rinchiuso ad Arkham che rimane meravigliato e ispirato dalle motivazioni e dalla poetica dell'enigmista, cioè tanto da tenerselo come amico. Quindi è una dinamica anche lì che è tutta da vedere e riscoprire, piuttosto che ma allora si aprono le porte dei sequel. Ecco, giusto questo. Io sono d'accordo sul fatto che cioè che la scena abbia qualcos'altro oltre al dire guarda che nel prossimo arriva Joker, però ammetto che non è quello che ho percepito, cioè più quello che altro, era se Joker è volta. Io ho pensato, se Joker è ad Arkham vuol dire che ha già agito, che quindi Batman senz'altro lo può già aver affrontato magari il suo primo anno. Forza. Anche perché, quando io sono sincero, mi sono ricordato dopo che era Halloween, perché quando ho visto questi con la maschera, con la faccia tatuata da clown, la prima cosa che ho pensato, ho detto, non è che sono seguaci del Joker, poi dopo mi sono ricordato, vabbè, è Halloween, quindi ci sarebbe anche questa... Però... Quindi aspettate, dicendo questo vuol dire che secondo voi non lo vediamo nel prossimo, che era soltanto... Lo vediamo, però ecco, già ti fa capire che ha agito, che abbia agito, e quindi è interessante come cosa. Magari ha da 2 anni. C'è Batman. Infatti. No, ma il fatto, però sapete qual è la cosa più interessante? È che quella scena del dialogo tra Edward e questo Joker, che ancora non è Joker, perché in un'altra scena Batman avrebbe dovuto visitarlo per chiedergli del modus operandi, ma dopo i test screening Reeves non ha voluto aggiungerla, la vedremo nei contenuti speciali. È proprio la fumettosità della scena, sembrava quasi uscita dalla serie animata. E il fatto che arrivi Joker a fargli l'indovinello, io dico no, io non lo volevo Joker in questo film, mi faceva schifo, cioè il fatto che ci fosse Joker era uscito come rumor, ma tipo mi era arrivata la conferma prima di Natale e dicevo no, basta un altro Joker, e tutto si basa tutto sulla cazzo di messa in scena, e quella scena lì
Non ti apre le porte solo al Joker, che molti potrebbero pensare è fanservice. Reeves non ci ha messo nemmeno Mr. Freeze in questo film. Dovevano esserci delle easter egg, non ha voluto giocare sulle easter egg, ha giocato sulla narrazione. Certo. Il fatto che ci sono i nemici di Gotham che cominciano a conoscersi. Una cosa che succedeva nei fumetti, succedeva nella serie animata, succedeva nei videogiochi, cioè si apre una strada con tantissime corsie, tantissime possibilità che magari in modo riduttivo dici ah no, vogliono introdurre Joker, ma dall'altro invece pensate se Joker cominciasse a farsi Filippo. Amici. Esatto, quello. Infatti io non fossi in loro non metterei Joker come villain subito nel prossimo film. Fai no, che agisce no. lateralmente e magari il secondo film finisce con Joker che dice adesso gioco io. Può anche darsi. Che poi l'abbiamo visto. Lui che sta per evadere magari e quindi... Se si crea questo legame tra Joker e l'enigmista, che può ricordare un po' la serie con Adam West dove erano tutti uniti, no? Ecco, il film più che altro, se si creasse questo legame sarebbe molto interessante. Ma infatti a questo punto pronostico più un'alleanza, cioè esatto. Sarebbe... Certo. Io vi dico che, scusate, vi sto interrompendo tutti, no, ma mi sto gasando perché sono stato una settimana senza fare spoiler, mi sto scatenando. Fatto è che in uno dei videogiochi, Arkham Origins, viene creata una squadra per distruggere Batman, per ucciderlo. C'è Bane, c'è Deadshot, c'è Firefly, ci sono tutte queste persone, assoldati da Maschera Nera. Solo dopo si scopre che Maschera Nera non è Maschera Nera, ma in realtà è Joker. Cioè, per farti capire come c'è la possibilità che Joker sia sempre dietro le quinte, che magari lo vediamo più in un terzo film che nel secondo. Anche perché avremmo avuto una prima saga in cui c'era l'esordio, una seconda in cui arrivava in cui entrava in azione al secondo, avere la terza in quel boss finale, diciamo, della trilogia sarebbe anche perché l'entrata in scena del Joker nel sequel rimanderebbe troppo a Nolan, perché aveva dato l'indizio del Begins, invece ci sono i salti temporali. La cosa che ho adorato tanto è che poi questo Joker dice all'enigmista: meno ne hai, più hanno valore. Cioè, quindi, e qual è, che cos'è l'amico? Cioè, quindi già Joker abbraccia l'enigmista nel lato più oscuro, praticamente, che c'è proprio in tutta la città e nei rapporti umani, che è una cosa bellissima, e sono curiosissimo di vedere dove andrà a parlare. Che poi, proprio per tutti gli elementi che hai citato tu, Filippo, cioè, io tutto ciò continua a confermare che, cioè, è proprio, cioè, che non c'è niente di strano per quanto riguarda me definire questo già il Batman migliore. Poi dipende ovviamente chi è che lo prende in generale, perché io non so ancora dove lo posso piazzare, però è tutto quello che ha fatto, è proprio qualcosa che quando l'ho visto ho pensato no, non è possibile, non è possibile che dopo tante cose tu me le hai fatte di nuovo in un'altra salsa che è proprio agli antipodi rispetto al cinecomic che noi siamo abituati a conoscere. Infatti io sono convinto che col passare degli anni sarà una delle prime pellicole che verrà ricordata nel genere del cinecomic, o perlomeno sarà nella lista proprio, guarda, i cinecomic che hanno saputo fare il culo, ecco, in questo caso. Prima poi, Michele... Vai Andre, finisci. No, specifico solo questo. Ragazzi, voi lo sapete, mi conoscete, però ci tengo a specificarlo, che magari quando ho detto... prendere a capate era giusto per esagerare, così, perché voi due mi avete aggredito qualcosa, cioè avete capito a cosa mi riferisco. Ma non ti fare problemi, ma senti, no. Questo che problemi si fa. Io sono l'ansia fatta persona, dovete capirlo. Cioè, proprio... Mamma mia. Ad Arkham assieme agli altri due, insomma, dai. Sì, dai, incominatevi, così. Tanto, grazie per essere stato qua. E grazie per averci detto bellissima chiacchierata, dai, bel confronto, almeno ti ringrazio. Delle passioni quella, esatto, almeno... bene. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Io volevo mi sa che adesso video, stacco anch'io, vorrei giusto chiudere parlando del finale, giustamente il mio finale sul finale, che è un finale un po' atipico perché non ha del tutto perso ma non ha neanche del tutto vinto, cioè alla fine. Perché alla fine di Begins, sì, ok, c'era stata la fuga da... Era Blackgate, non era Arkham, giusto? O era Arkham, non mi ricordo. Comunque, insomma, c'era stata la fuga di massa e c'era stato lì il casino con Ra's al Ghul.
però comunque era un finale di trionfo, anche quando Gordon diceva dobbiamo prendere metà dei criminali, c'era Batman che diceva ah tranquillo lo facciamo. Qui invece è un finale in cui proprio dice, lui stesso dice qui andiamo sempre più nella merda, cioè, ed è ironico che lo dica nel momento in cui lui è diventato la speranza, ironicamente, in cui il vaso di Pandora si è scoperchiato e lui è la speranza che dovrà fermare tutti in questa Gotham con il pinguino pronto a guardare, però si torna lì. Però quindi, ma quindi io vorrei capire una cosa, visto che ora Gotham è tutta allagata, il prossimo gadget che vedremo sarà la Batcanoa. Sì, 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 vedi, a stare con me, lo dice il proverbio. Come dice? Vabbè, questa non è neanche una battuta da Paolo, ma una battuta che dobbiamo tutti al Batman di Adam West, dai. Cioè, sì, assolutamente. Adesso, ragazzi, sì. Ma volete mettere il bat scafo con il bat repellente per barracuda, pesce cani? No, la cosa più bella nella serie di Adam West, il bat burger. Lo voglio subito. Ma io volevo fare una domanda. No, io prima di andarmene, e qui chiudo, voglio una scena in cui un qualche cattivo sta per uccidere Batman e un delfino si sacrifica eroicamente per salvarlo. Bella. Ecco, assolutamente sì. E chi vuol capire, capisca. E quel delfino lo chiameremo Robin. Così, okay, sarà lui, almeno, Robin. Almeno c'è anche Robin. Esatto. Quindi, Travatar, se devi andare, grazie per essere stato qua e un caro saluto. Sì. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, Travatar. Stavo dicendo, perché prima Michele stava per citare una cosa che effettivamente io non avevo subito, la prima volta che l'ho visto, compreso. Praticamente... Pensavo che tu stessi per dire, Michele stava sottolineando che sono un deficiente. Sì, a parte quello, cosa sempre giusta da ribadire. No, cosa è successo? Io quando... Intanto Christian se n'è andato e non ritorna più. È offeso, Christian si è offeso torna, si è offeso. Stavo dicendo, la prima volta, ma volevo che ci fosse perché deve ascoltare, invece è andato via quel... Mamma mia che... Christian, maledetto, ritorna. Stavo dicendo, la prima volta che ho visto il film, io davo per scontato, specialmente dopo il faccia a faccia tra l'enigmista e Batman, che l'enigmista avesse compreso che Batman fosse Bruce Wayne. Poi dopo, grazie a dei commenti anche in chat e sotto al mio video su YouTube, e ringrazio quell'utente, mi ci ha fatto riflettere, poi ho rivisto il film, ho detto però un attimo, perché l'enigmista parla anche di alleanza, ma come si potrebbe alleare con quello che fino ad adesso sta rintracciando perché gliela vuole far pagare, visto che gli fa anche il discorso sulla differenza, lui è orfano in un modo, lui è orfano in un altro, tra la povertà e la ricchezza. Però secondo voi, sotto sotto, l'enigmista così intelligente non può aver compreso che Batman sia Bruce Wayne? Non lo so, perché io capisco che ci si poteva sbagliare anche facilmente, però... Paolo, no, allora ti spiego, la bellezza di quella scena è proprio battezzare Pattinson nel novero dell'espressività più assoluta riguardo il personaggio. Lui è terrorizzato, proprio quella scena mi ha fatto morire, perché lui non parla fino a quando non capisce che lui in realtà la sua identità non la sa. Però la prima volta ti dico, sono rimasto un attimo perché ho detto no, okay, dai. Ok, ok, perché poi comunque lui continua a parlare, devi essere tu nel... Mamma mia. Chris, ti sei perso la questione. No, perché io ho detto... Aspettate, sono un attimo, non vorrei... Quindi io non ho capito un cazzo. Ragazzi, aspettate, perché pure io ho pensato che lui stesse giocando con lui, perché pensava di aver capito che fosse lui. No, non lo sa. L'enigmista non lo sa. Ma da come... sta sondando, perché quando si parla... No, quando lui... Quella scena è tutta giocata sul fatto. Spieghiamo a Christian. Diciamo un attimo a Christian qual era la domanda, il mio quesito. Io avevo capito che l'enigmista avesse scoperto che dietro la maschera di Batman ci fosse Bruce Wayne, ed invece poi, ripensandoci e rivedendolo, ho iniziato a riflettere e dire, però se l'ha capito, perché ci si vuole alleare, gli fa tutto il discorso, tu Bruce, infatti, sei un orfano, perso il passaggio, sei un orfano ricco. No, io sto guardando le vostre facce, siete veramente una branca però, di Batman. Cioè, scusate, tutti quanti pensano che l'enigmista sappia chi è Batman? No, io ho fatto un ragionamento diverso in realtà mentre guardavo il film. Ho pensato che quando dice, o quando appunto Bruce, comincia Wayne, a dire il nome, Wayne. È bravo. Ho pensato, là sta sondando. No, è Reeves, non è l'enigmista, è Reeves obiettivo. Che sta giocando con te. Bruce Wayne era l'obiettivo dell'enigmista, e lui gli sta dicendo a Batman, l'unico obiettivo che manipolando te non sono riuscito a uccidere è Bruce Wayne. E lì, come diceva Filippo,
Pattinson è bravissimo perché sta tutta la scena di due terzi così. Ma poi terrorizzato, e poi a un certo punto fa: vabbè, l'unico che non siamo riusciti, e lui fa. Allora comincia a parlare e comincia a dare i pugni. Perché non avrebbe senso, se Andri, no. Andri Cinema dopo una settimana ha capito il film. No, io dico, perché poi ho detto se veramente l'avesse scoperto. Se veramente l'avesse scoperto non avrebbe senso, perché ci si vuole alleare, gli fa tutta quella manfrina, però la prima volta perché non lo va a dire a destra a manca quando però, lo fa. Però mi fa però ammetto che la prima volta quando comincia a dire Bruce Wayne e però poi ti fa capire Batman come nella stanza dell'enigmista con il volto cerchiato di Bruce Wayne sicuramente ti tende un po' l'inganno. Fa differenza, ma infatti no. Molti hanno, per questo ti dico che molti hanno ovviamente ancora una volta fatto il confronto con il famoso interrogatorio tra Batman e Joker. In realtà quello che Reeves ha messo in scena è una partita a scacchi. L'enigmista fa la prima mossa, lui è terrorizzato, quando poi capisce che finalmente può scoprirsi parte a fare il gradasso e poi l'enigmista ancora di più dai numeri lì è una partita crescendo, però è bello anche lì testare come non era facile, raga, inutile che ci sono due momenti soprattutto questa dove lui è terrorizzato e anche quando Falcone muore e Bruce comprende che non saprà mai la verità, che lì è incredibilmente espressivo con tutta la maschera. Lì è proprio e Reeves lì si è divertito in quella scena, perché io dico ma può essere che sa la verità? Può essere che sa la verità, ma io so che lui non sa la verità. Com'è possibile che adesso abbiamo fatto sto cortocircuito? Perché nella sceneggiatura non si accennava al fatto che lui sapesse di Bruce Wayne. Quindi dico, ma forse c'è stato un cambiamento di programma. Invece no, è stato bellissimo vedere come hanno giocato con noi. Anche poi, sì, però, che poi è uno stronzo anche. Sapete cos'è bella? È la messa in scena. Perché Paul Dano comunque ha sta faccia da persona comune. E quindi tu lo vedi là messo così, che poi è come io preferivo, cioè come vorrei vedere un enigmista, questa faccia comune. Però tra l'altro posso dire che però, cioè, per quanto sia intelligente, vedi la falla dei super intelligentoni, alla fine forse la cosa più semplice che può essere Batman lui non lo riesce a capire, eppure se volesse, pensiamo anche alla scena in cui la macchina arriva, sfonda il vetro della chiesa e Bruce salta sul figlio del sindaco per salvarlo e c'è l'enigmista che intanto si allontana dall'alto, che c'è quel faccia a faccia tra Bruce e l'enigmista, anche lì volendo ti chiedi ma come fa a non capirlo se poi ricolleghi tutto, però forse anche diciamo la siamo sempre lì, siamo ma c'è una sfumatura, Paolo, il fatto che l'enigmista sia talmente accecato fatto, scusate la ripetizione, che Bruce sia ricco e che quindi quello che conta è che lui ha vissuto una vita di merda, ecco che lui ha vissuto una vita di merda mentre lui, anche se ha perso i genitori, è comunque ricco, ha avuto sempre tutto, quindi non vai a pensare che questo poi si veste da topovolante di notte perché sei accecato da un è mosso, e poi l'esplosione di rabbia che ha ti fa capire che è mosso a livello personale, e questo film è... Però non ero l'unico allora, quindi Henry, Paola, vi abbraccio. No, io avevo avuto il dubbio, cioè pensavo che lui lì stesse, cioè aveva avuto il sentore e perciò lo stava tastando, ma non che in realtà avesse... E Paolo, siamo i due dementi, hai capito? Esatto. Come ripeto, io qualche mese che lo dico. Come ripeto, all'inizio non avevo compreso quando picchia, dopo che si è infilato l'adrenalina, picchia il tizio che dice io sono vendetta, fosse lo stesso che era nella chiesa, non me ne ero accorto. Ma in tutto questo Filippo si collega. Attenzione, quello là è il procuratore. Fate 2+2. Se il procuratore è morto, no, aspetta, come il procuratore? Se ne arriva un altro, c'è pure lì anche la porta aperta per far arrivare un altro procuratore. Che no, ma hai capito? C'è Harvey Dent. Perché dicevo un'altra cosa. In un futuro. No, io dicevo quello sul finale che dice io sono vendetta dopo che ha preso tutte le cartellate nel muso sul finale del film. Non avevo capito che fosse quello in chiesa che a Bruce Wayne critica i ricchi. Ma io in tutto questo, Filippo, si collega poi a una cosa che veramente penso che sia l'elemento, cioè tra tutte le critiche che sto vedendo,
per The Batman da parte di determinati dittatori, ce n'è una che veramente mi ha sfracellato i coglioni, cioè lo dico proprio con il cuore. Ecco, sì, veramente il fatto che Paul Dano troppo sopra le righe, da mesi c'è sempre di più questa cosa che se un attore recita, dove? Sì, c'è questa cosa che se un attore recita sopra le righe non è meno credibile, ti dà meno emozioni, è una cazzata enorme, che è un insulto alla recitazione. Ma io non ho capito, ma perché invece il Joker di Ledger allora non era sopra le righe? Perché era il Joker? La domanda, infatti, proprio su questo, perché io infatti ne ho sentito parlare di questa cosa, ma secondo voi un minimo lo sminuisce il fatto che l'enigmista comunque è derivativo dal Joker di Heath Ledger? No, anche perché non lo è. Non è derivativo dal Joker di Heath Ledger? Io ce l'ho rivisto parecchio, però, il Joker di Heath Ledger. Io non ce l'ho vivendo. No, io se devo fare un parallelismo, io lo faccio più con il Joker di Phoenix, sinceramente, proprio per gli intenti dei personaggi. Paola, sono le 11:20, dai. No, io sono sincero, un enigmista così per me non sarebbe nato nemmeno se non ci fosse stato il Joker di Ledger, secondo me. Allora, non l'avremmo visto così. L'unica cosa ma che quello è tutto un discorso, Paolo. Alla non fine vuol dire che non sminuisco, però l'unica cosa che ricorda il Joker di Ledger, quell'enigmista lì, è il fatto che mandi inizialmente un messaggio dal cellulare mentre tortura una persona, che è la stessa cosa che fa il ragazzi. Il Joker di Ledger è il cane che rincorre le macchine e che non c'è secondi fini. Questo è uno che ha organizzato un mega piano per piegare una città ai suoi piedi ed avere il trionfo che non ha mai avuto. Uno c'ha uno scopo e sì, uno però, è un'essenziale forza del male, la follia della nave, fondamentalmente non è la stessa cosa, ragazzi. Uno è allora, se la follia sono tutti pazzi, allora è uguale anche il pinguino al Joker di Ledger, Joker di Heath Ledger è uno psicopatico a cui piace il caos. A questo qui non piace il caos, ma fino a un certo punto c'ha uno scopo. Lui organizza un piano super strutturato perché c'è da vendicarsi della società che gli ha rovinato la vita. Allora, secondo me, gli faccio un assist a Michele dicendo che comunque quello che l'enigmista è sempre stato, quando l'enigmista ha fatto i suoi indovinelli, era sempre per un fine ben specifico. Il Joker di Ledger, come diceva anche Alfred, certi uomini vogliono solo vedere bruciare il mondo. Sì, sono accostabili totalmente. Però comunque che non è che non avesse davvero un obiettivo, perché il Joker di Heath Ledger voleva dimostrare che l'uomo scende sempre al livello più basso. Ma non è un piano personale, Andri. Lui crede in un concetto. Non è mosso da un caos. Però si può tornare. Però è anche vero che è disposto a farsi schiacciare da Batman a un certo punto in mezzo alla strada per dimostrare che Batman è pazzo. Non è uno che ha un obiettivo che vada al di là di dimostrare un punto, che a lui non gliene frega un cazzo, all'enigmista gliene frega è come che la gente di Gotham muoia. Però quindi vi faccio una domanda perché io su questa cosa, cioè, ci rifletto ancora. Secondo voi, quindi, per me questo film, se è così, è anche merito però di Nolan. Cioè, io non me lo toglie di mente. Però Paolo, è un discorso che non ha senso. Proprio stasera, proprio pomeriggio, ho visto il finale di Nolan. Esisteva la sceneggiatura del Batman di Aronofsky, che era 100 volte più violenta di questo e di quello di Nolan messo insieme. Però io penso che il problema di non aver mai letto un fumetto è non sapere, ma non per ignoranza, che queste storie qui esistono da Batman. Ma io parlo al cinema. 70. Ma io parlo al cinema. Ma non puoi pensare che la matrice cinematografica di Batman venga solo dai film precedenti. Cioè, 100 volte... per il cinema, per me, cioè, a me dei fumetti non però, mi frega. Però gli elementi che tu accomuni al cinema, al Batman di Nolan, da quello di Reeves, in realtà sono 100 volte più vicini tra il film di Reeves e i fumetti di Batman. Ma non è il punto. Il materiale è quello che sto dicendo. Allora, diciamo, però io capisco la storia del cinema supereroistico di Batman. Io dico che secondo me Nolan ha fondato questo quasi, come posso definirlo, i suoi film supereroistici su Batman hanno letteralmente avuto un peso specifico nella storia, perché hanno preso il personaggio e l'hanno contestualizzato in un ambiente
maturo, adulto, realistico, thriller. Questa cosa per me è servita indipendentemente dai fumetti, è servita come anche apripista per il futuro Batman di Reeves. Cioè questa serietà, ma anche se io penso anche all'importanza del Joker di Todd Phillips, cioè nella storia questi film hanno lasciato qualcosa che hanno fatto comprendere a un Matt Reeves di oggi o a un Pinco Pallino di domani che un certo tipo di cinema si possa fare, perché se il Batman di Nolan fosse andato male, fosse stato un flop totale, io sono convinto che il Batman di Nolan sarebbe stato. Però Paolo, tu parli come personaggio, però è anche vero che se tu guardi il cinema di Reeves, non è che ha fatto cinema commerciale, non è che ha fatto cinema per bambini. Quindi se da un lato è giusto dire che chi è arrivato, chi è venuto prima, ha fatto un lavoro superlativo sul personaggio, anche il Burton che fu quello che volete, il Nolan e quant'altro, secondo me comunque non si può nemmeno dire allora è arrivato lo Spider-Man di Raimi grazie ai film degli anni 90, è tutto un susseguirsi. Proprio guardando Pamettoni, pomeriggio dicevano questo, David Bowie diceva non essere mai il primo a fare una cosa perché poi tutti che ti copiano. È vero, è bellissimo quel momento, tra l'altro non vuol dire niente. Io voglio rispondere a Paolo su questa cosa, perché ho capito il discorso che vuoi fare, Paolo, nel senso che questo il Batman di Nolan, no, principalmente, ha creato proprio un modo di fare cinema. Cioè, da quando Nolan ha fatto Il Cavaliere Oscuro, lì tutti i film sono diventati... Cioè, Matt Reeves ha avuto la libertà di fare Il Pianeta delle Scimmie in quel modo, perché in quel momento c'era proprio il filone che si poteva... Cioè, i film dark, maturi... politici pure nei blockbuster potevano funzionare verso il grande pubblico. Poi le cose oggi sono cambiate, sono andate su un altro senso. Tuttavia, cioè, anche Tim Burton, no? Quando quello che ha fatto prima non è la stessa rivoluzione che ha dato Nolan, per il semplice motivo che all'epoca, quando Tim Burton fece quello che ha fatto, i critici non l'avevano visto di buon occhio, cioè davano per scontato che Batman fosse bizzarro perché era Batman, non si rendevano conto che quelle erano le scelte artistiche di Tim Burton basate su quella. Aspetta, un attimo, finisco il concetto, altrimenti poi mi incapuglio, perdonami Filippo, è così. No, va dai, finisci. Quello che dici, cioè, io sono d'accordo sul fatto che se Nolan non fosse esploso con Il Cavaliere Oscuro, forse non ci sarebbe stato un The Batman in cui permettevano a Matt Reeves di fare un'opera completamente dark sul personaggio, molto matura, eccetera. Però non è il punto che qui si continua, cioè il fatto che tu fai un'opera molto matura sul cinecomic automaticamente è quello il fatto che causa la rivoluzione. Non è più che fare un film maturo su cinecomica che causa la rivoluzione nel genere, è il tipo di stile che tu stai applicando, perché comunque la forma più estrema nella maturità di cinecomica l'abbiamo avuta col Joker di Todd Phillips, perché toglieva proprio definitivamente l'elemento supereroistico al grande pubblico in generale. Ma il fatto che il Batman di Nolan avesse fatto un film maturo e dark e politico, non era quello la parte centrale di Nolan. La parte centrale di Nolan, che poi si connetterà con tutta la sua poetica in generale, era dimostrare al mondo che un personaggio come Batman potesse essere presente in questa realtà. Il Batman di Matt Reeves non vuole dimostrare che un personaggio del genere può essere presente in questa realtà. Ma cioè, nonostante sia maturo, non c'entra un cazzo il Batman di Matt Reeves. Ma io non ho... Aspetta, allora non hai capito un punto centrale. No. Io non sto dicendo che sono uguali a livello di trama. Paolo sta dicendo che Reeves è nato grazie anche a Nolan. Infatti, l'ho detto quello che ha detto Paolo. Io non sto... Capisco il discorso che deve qualcosa a Nolan, deve la sua esistenza a Nolan, e siamo d'accordo. Ma è come anche Nolan. Cioè, Nolan sicuramente ha ripreso anche quel dark che Burton aveva minimamente, anzi, nel secondo poi non ne parliamo, come in una scena del Batman di Matt Reeves, quando si vede per la prima volta la casa dei Wayne, la dimora dei Wayne, così gotica, io ho subito pensato a Burton. Non so voi, però quando si vede la scena di Alfred e di Batman, cioè la scena lì in cui il nostro Robert Pattinson si palesa e c'è questa casa mostrata proprio gotica da castello diroccato vecchio stile, ho subito pensato alla Gotham City. Però non voglio mica dire che non abbia quindi identità. Il Batman di Matt Reeves ha un'identità. Dico solo che sicuramente la maturità, la seriosità e il contesto in cui ha sviluppato il suo Batman Christopher Nolan ha avuto senz'altro un'influenza in Matt Reeves, secondo me. Poi magari sbaglio. Ma capisco pure la maturità, ma Il resto, Andri, dove?
No, scusa, no, Andri, ti spiego. Cosa. Certo, perché tu dici la maturità ha avuto influenza, posso anche capirlo, ma il resto, l'impostazione, qual è l'impostazione? Ah, allora, riparto. No, però Andri, sei volte che ti dice la stessa cosa. Sì, come la questione di impostazione? Lui ti sta dicendo che se oggi i blockbuster sono così cupi, seri e adulti è perché c'è stato il Batman di Nolan. Ma porca puttana, è quello che io ho detto prima. Però tu continuavi a dire perfetto, ora io posso ora posso andare a spezzare un attimo questa credenza. Deve andare. Ragazzi, vi lascio un attimo, devo andare, non mi dite niente, continuate a scannarvi. Lo so. Ok. Vai via. Grazie di essere stata qua. Ciao Paola, ciao. Ciao, grazie per l'invito Paolo, ciao a tutti. Filippo. Ciao Paola. Ok, scanniamoci. Dunque, finì a posto. No, dicevo, però io credo che se da un lato, Paolo, tu hai ragione, dall'altro secondo me è comunque riduttivo, ma non tanto riduttivo per quanto riguarda il discorso Reeves-Nolan, ma soprattutto per quanto riguarda i cinecomic in quanto tali, perché noi non è che abbiamo avuto solo Batman negli ultimi 12 anni. Ovviamente. Il fatto di vedere un Batman adesso non è solo frutto di quello che ha fatto Nolan con il personaggio di Batman, perché già Snyder aveva l'approccio dark. Non era, perché non è stato apprezzato dal pubblico? Il fatto è che arrivati nel 2022 c'è molta più voglia comunque di sperimentare. Noi nel 2014 abbiamo avuto The Winter Soldier che non se lo aspettava nessuno, pensando a dopo l'Avengers, come hanno fatto una cosa del genere. Abbiamo avuto Logan, abbiamo avuto Joker, quindi comunque si è arrivati ad un momento di saturazioni dove perfino Infinity War e Endgame sono molto maturi, ma tanto maturi. Certe sequenze non le avresti mai pensate nel primo Avengers guardando Endgame. Quindi automaticamente nel 2022, oltre a Nolan, c'è stato tutto uno sdoganamento del genere che ha portato a diverse fasi di sperimentazione, che quindi noi dobbiamo parlare di cinecomiche e non solo di come è stato trattato Batman, secondo me. Cioè, quello che dici tu non è sbagliato, Paolo, però è proprio il 2022 che è saturo, però, dove si deve sperimentare. E aggiungo, Paolo, per chiudere, e qui forse Michele gli farà piacere, tornando alla questione dei manierismi, Nolan soffriva di manierismi, Reeves no. Sapete chi altro ha sofferto di manierismi negli ultimi film usciti rispetto a Batman, che molti dicono Batman manierismo? Chloe Zhao per me è stato molto più manierista rispetto a Reeves. Sposami. Ora voglio dire una cosa però, cioè il discorso che hai fatto, solo se non me lo dimentico, il discorso che hai fatto Filippo, cioè io lo capisco, però io non ho mai voluto far percepire che quindi il film non si potesse definire anche un gran film solo perché deriva da qualcosa. Il Joker di Todd Phillips, se non fosse esistito il cinema di Scorsese, non sarebbe stato in quel modo. Captain America and the Winter Soldier, se non fosse esistito i Tre Giorni del Condor, non sarebbe stato in quel modo. E potrei continuare, poi sono comunque grandi film e sono collegamenti anche un po' forzati, ragazzi. Sono collegamenti forzati. Joker, un stazione del treno non ci sarebbe il cinema. Grazie. Però è anche vero. A qualcos'altro che è venuto prima. Stiamo dicendo la stessa cosa. No, ma è vero, ma è anche vero che studio la storia. È anche vero che un Joker, un Logan, un The Winter Soldier non sarebbero esistiti se non ci sarebbe stata la trilogia di Raimi. Proprio questo che volevo aggiungere io, durante la realizzazione di Batman Begins, per esempio, Nolan stava avendo qualche problema con i produttori che praticamente gli dicevano: sì, però tu vuoi far comparire Batman dopo circa un'ora di film, no, Batman deve comparire prima, e lui ha detto ai produttori: guardate che nel primo Superman compare molto tempo dopo, lo posso fare anch'io. I produttori hanno detto: ma sì, dai, quindi... Ma Batman Begins, però, Andri, il problema sai qual è? Che Batman Begins, anche se era il 2005, era costato 150 milioni e ne aveva fatte tirare 170. Ma andò bene all'epoca per la Warner, perché la Warner voleva praticamente ottenere... Cioè, alla fine quello che ha salvato Batman Begins per fare il Cavaliere Oscuro era questo, ovvero che loro dovevano riprendersi da una forte scottatura avuta nel personaggio, purtroppo, con Batman e Robin, che a me piace, però... La Warner diceva: ok, come ci possiamo riprendere? Ha fatto abbastanza pubblico, è andato a vederlo, la critica lo ha lodato, ci sono le potenzialità per fare qualcosa che magari col tempo può crescere, e avevano ragione con il Cavaliere Oscuro. Quindi questo silenzio, la inadeguatezza, cosa vorrebbe rappresentare? No, allora, a me sono discorsi che non piacciono, vi spiego perché da una parte incasellano. Allora,
a me mi fa ridere quando l'80% delle persone che dicono mamma mia com'è bello Joker che riprende Re per una notte di Scorsese, poi ci va a parlare, sai che nessuno ha visto Re per una notte. Cioè queste frasi che diventano le etichette dei film per far sentire la gente più preparata di cinema, è un film che è uscito in un momento in cui un produttore gli ha detto ok lo puoi fare. Prima che uscisse il Batman di Nolan c'era la sceneggiatura del Batman che avrebbe dovuto fare Aronofsky, che era 100 volte più violenta di The Batman e della trilogia di Nolan, perché c'era Alfred che faceva il meccanico reduce di guerra, questo spezzava braccia e gambe. Quindi ribadisco, Batman è sempre stato questo, lo è dagli anni 30, da quando sono iniziati i fumetti, e in maniera più importante da quando Frank Miller ha reinventato il personaggio negli anni 80, è sempre stata una storia di un giustiziere iperviolento, investigatore in una città buia, sporca, merdosa, piena di cattivi. Cioè, quindi la matrice è più da ricercare lì. Lo so che stiamo parlando di cinema, ma se tutti fanno più o meno la stessa cosa con Batman, escluso Schumacher, che però aveva delle richieste da parte della produzione di roba più giocosa e più da bambini, è perché tutti si ispirano alla stessa matrice, che è quella fumettistica. Poi si parla di cinema, però poi ho capito anche cosa intendi dire te, Paolo. Senza quella roba lì, tutti i blockbuster seriosi, e io ti dico, ricordati l'altra faccia della medaglia. Senza il Batman di Nolan ci saremmo risparmiati una sequela di puttanate semiseriose. Cioè, ripeto, a un certo punto stavano per fare i film dei Teletubbies con l'approccio nolaniano. Cioè, mettere le etichette a tutto per forza, per me, è un modo molto limitante e soprattutto molto rigido di poi discutere le cose. Allora, questo film, infatti, quello che dicevamo all'inizio, a noi non ci interessa perché andiamo oltre. Non c'è una discussione, una su internet, che non riesca a parlare di Batman senza paragonarlo a Nolan. Che palle! Che però palle! Aspetta, un attimo, solo un attimo, solo se non me lo dimentico. Allora, vai. Mi rispondo. Io intanto non volevo, lo so che non parlavi di me, però è giusto ribadirlo, no, anche quando parlavo di Joker, non volevo sminuire nessuno, perché Joker se lo può godere anche chi non ha visto nulla di cinema, gli piace Batman, va a vedersi il Joker e se lo può godere senza trovare nessuna... Esatto. Vabbè, per me è un filmone. Però se lo può godere chiunque. Però io, che amo il cinema, che mi piace studiarlo, dico meno male è esistito Scorsese, perché noto come un cineasta si rifaccia a film che io ho visto, come Taxi Driver e Per una notte. Citano un borghese piccolo piccolo di Monicelli, assolutamente, ma anche quello di William Friedkin, come si chiama il film? Il braccio violento della legge, come si chiama? Ecco, cioè, ce ne sono tanti, però ecco, io penso anche che sia importante per noi che non siamo semplici spettatori occasionali fare un excursus della storia del cinema, perché io non riesco a vedere questo Batman senza sapere cosa sia stato Batman nella storia. Poi tu ribadisci l'importanza dei fumetti, che non la metto in dubbio, però non è obbligatorio conoscerla per... Non l'ho mai detto, Paolo. Prima non è nemmeno obbligatorio aver visto Re per una notte per dire che è un bel film. Però aspetta, se vuoi essere uno spettatore occasionale, se magari vuoi essere un cinefilo, sì. Per allora, se vuoi essere un cinefilo, invece di sapere che la scena con De Niro e Joaquin Phoenix si rifà a quello, dovresti sapere cos'è tutta la teoria del cinema americano degli anni 70. Ma certo, poi uno non finisce mai di andare al cinema. È al solito, è il paradosso di Tarantino, che tutti vanno a vedere Tarantino e fanno tutti le citazioni, e nessuno sa cosa cazzo stia citando. Questo modo di parlare di cinema, per me che sono un vecchio rompicoglioni, lo sottolineo sempre, è la morte della discussione cinematografica. Non qui, in generale, perché trovare le somiglianze, perché ho fatto prima la battuta su quel cazzo di fumogeno che fa veramente ridere i polli, un'affermazione del genere, come ho sentito, mi prendo tutte le mie responsabilità in un'altra live in questi giorni, perché se si riduce il cinema a mero rimando a qualcos'altro e a mera immagine che veicola il significato, si ammazza l'arte. Il cinema parla attraverso immagine, significato, significante, periodo storico, contesto artistico, espressivo e altre 400 cose. Se però... ci si limita a dire Joker è figo perché cita Scorsese, non solo si offende Scorsese, ma si fa anche un discorso molto superficiale che fa passare un film di merda come un film d'autore. E allora, vabbè, per me intanto è un filmone, ma indipendentemente da questo, cioè io non è che voglio andare lì a sminuire o altro, però da amante della settima arte, se io vedo un film come Joker, noto come
un cineasta riesca a render propri certi stilemi creati, portati avanti da un maestro come Scorsese. Non è che si limita a fare una copia carbone, come in questo caso Reeves lo fa con Fincher. Dico solo, però, se uno si applica un po' ed è felice di studiare cinema, non per forza per sentirsi il fighetto, sa che se non ci fosse stato Fincher, senz'altro questo Batman non sarebbe stato così. Poi uno lo può apprezzare anche senza aver mai visto Seven. Però Zodiac, poi allora inizia la catena. Se non ci fosse stato William Friedkin, non ci sarebbe stato Fincher. Se non ci fosse stato Fritz Lang, non ci sarebbe stato. È un modo di vedere la storia del cinema conseguenziale che per me non ha senso. Però allora, secondo te, e poi lasciamo secondo te, Michele, le influenze sono una cosa, i film che nascono da altri film sono una dinamica un po' eccessiva e macchinosa. È quello che sto dicendo. Però, poi ci sta tutto, però è molto macchinosa vederla io così. Sai, io c'ho molto la visione, ora qui stiamo parlando nemmeno di un solito regista, però io che ragiono un po' tipo anche per il vissuto, per la poetica del regista che ritorna, mi viene spontaneo anche con Batman, che comunque ha avuto registi diversi, ma penso a ciò che è stato prima. Questo non vuol dire che li debba paragonare, ma sicuramente capire il loro peso specifico e capire se siano stati influenzati, sì, anche perché va benissimo rispettare la matrice fumettistica. Magari molte volte a me mi viene detto, Paolo, ma come fai a recensire un film? Quante volte mi è stato detto? No, sui supereroi, se non capisci, anche perché poi basterebbe rispondere, secondo voi un Canova di turno, i critici veramente che lo fanno di mestiere, si sono letti tutti i fumetti per poter dire che un film è bello. Ma poi, nella storia dei fumetti, proprio Cinecomic hanno influenzato. Devo rispondere all'ultimo commento. Poi sentiamo Christian. Una delle cose positive di Nolan... Fabrizio Calà, i Power Rangers serosi sono piaciuti anche a me. Vero. Christian, scusami, ti ho interrotto. Anche a me. No, era semplicemente appunto il tuo discorso alla fine è molto semplice. Cioè, giustamente mi è sembrato di capire che alla fine è solo una differenziazione di come guardare il film, perché per lo spettatore che non ci fa caso, comunque non conosce la storia del cinema, il cinema in generale, ovviamente non va a ritrovare il fatto che Joker sia derivativo da un certo cinema americano degli anni 70, così come non saprà che tante altre cose sono derivative, così come Tarantino, come Leone deforma il western, cioè voglio dire, ma come diceva Michele, alla fine è un'ovvietà, cioè è ovvio che il cinefilo, comunque chi studia cinema, poi si ritrova tutta una ragnatela di cose collegate, ma in generale è tutta l'arte fondamentalmente. Ora vediamo quando se ne accorge, io sono sempre bello, lo e non mi impegno neanche, neanche, se mi impegnassi sarebbe un lavorone. Assolutamente, non tanto quanto Andrea Barone, però siamo lì, dici grazie, comunque una cosa, perché quando mi dicono, c'è una cosa molto simpatica in questo dibattito, ma che riguarda più la strategia di marketing che il film di per sé, però l'ho veramente adorata, ovvero, e questo è veramente un rimando a Seven, perché nonostante si sapesse già che fosse Paul Dano, nei trailer hanno cercato in tutti i modi di mascherare l'enigmista, di non mostrarlo mai, perché alla fine il pubblico aveva la sorpresa del vero volto dell'enigmista, esattamente come non hanno rivelato mai Kevin Spacey per Seven, con la differenza però che all'epoca Fincher fece di tutto anche proprio per nascondere il nome, perché internet non era ancora potente, qui invece era impossibile, però mi è piaciuto molto come cosa, veramente, a livello di marketing. No, ma tu pensa Andri, che tutte le teorie non lo fanno vedere in faccia, magari staranno facendo il colpo di scena, io tipo avevo la sceneggiatura e così l'enigmista si fa prendere, io tipo pensavo, dico immaginati, e invece, semplicemente... Con il caffè, il punto interrogativo, che bellezza, ma quei primi piani, come siete rimasti alla prima apparizione dell'enigmista? Beh, era nel trailer. Io non me lo ricordavo, lui dietro il sindaco. Ah, no, scusa, trailer. Pensavo no, io lì ho esclamato perché non l'avevo visto inizialmente, quando l'ho visto ho detto puttana, sì, che mi sono spaventato un po' così, però quando è apparso ho fatto sì. Amico accanto a me non l'aveva visto, infatti. Sì, io trovo dimmi Andre. No, che poi arrivata Irene. Salutate Irene fuori campo. Ciao Irene fuori campo.
Ciao. Che poi c'è, cioè, tutto questo, la cosa bella è che il film è riuscito a farmi venire l'ansia pure quando sapevo perfettamente che non sarebbe successo niente. Cioè, quando l'enigmista alza la testa e tu vedi Selina, io ho detto porca puttana, adesso vuole prendere Selina. In realtà cercava qualcun altro in generale, anche se quello forse era un po' più difficile da capire in generale, perché magari forse Selina c'entrava qualcosa, però io ho sentito l'ansia pure con Alfred, nonostante sapevo che Alfred non sarebbe morto. No, cosa io ci ho avuto un secondo di tentennamento, poi ho detto no, non può morire. Anch'io ci ho pensato che potesse morire, un po' come in Batman, The Lego Batman, anch'io lì pensavo morisse, poi esatto, invece non muore. Però ecco, una cosa che vi volevo dire, che per quanto il film stia avendo successo e mi fa piacere, io all'inizio, specialmente dopo la prima visione in sala, non avevo così la certezza, perché come ho detto anche a Michele, io solitamente sono abituato con i Marvel al day one sempre pienissimo, invece quando sono andato si entrava proprio liberamente in tutte le sale, c'era molto posto a sedere, quindi questa cosa mi ha fatto dire caspita, per Batman così. E poi, per quanto abbia avuto successo, continuo a dire che per me non sia proprio appetibile per tutti. Cioè, il pubblico lo va a vedere per curiosità, però io due visioni, la prima volta avevo quattro ragazzini, avranno avuto 12 anni, dopo 20 minuti tutti a giocare col cellulare, perché capisco che sia anche di difficile approccio per loro. La seconda volta invece avevo delle persone adulte, cioè persone sulla quarantina, sempre degli amici, e io continuavo... Cosa? Era di sera però la seconda volta. Di sera, sì. Prima di pomeriggio. Cioè, sì, alla fine è costare, capito? Come è differente. Io aspetta, finisco. Sentivo questo ragazzo che continuava a dire mamma mia però com'è pesante, mamma mia però com'è pesante, ma non succede niente, mamma mia. Ma la riflessione è molto semplice, ma che cazzo ce ne frega. Sì, cioè, però... Allora, il fatto che sia un film di Batman e che non piace a 12 anni, per me va solo a favore del film. O meglio, sì, però secondo me questo film... Dei 12 anni. Questo film non piacerà secondo me anche a molti trentenni, cioè anche quelli un po' più su con l'età. Non so, io perché la stessa non è una cosa sala bella piena e tanta, e la gente era abbastanza a casa. È chiaro, ragazzi, questo film non sta facendo i soldi di un film Marvel, perché è l'antipode, cioè è agli antipodi di un film Marvel. Dura tre ore e vi assicuro che io, che sono Mister Entusiasmo e che l'avrei voluto vedere 8 volte, per trovare altre due occasioni per avere 3 ore libere per vedere un film a 37 anni è più difficile. Quando ce n'avevo 20 facevo il cazzo che mi pareva dalla mattina alla sera e mi divertivo. È faticoso trovare per le persone 3 ore di tempo, e io sono in una città dove 10 minuti sei dappertutto. Pensa a quelli nelle grandi città, per prendere 3 ore di tempo in una giornata di chi lavora piuttosto di chi studia. Quello poi è un film lungo, verboso, con 3 scene d'azione in croce, e che fa di tutto per non essere un mega blockbuster, pur essendolo. Oddio, io però... sono contento che non faccia 1 miliardo, ma che insomma ci si cambi un buon successo, pochi sono... ma buoni, dico sempre. Ma io sono sicuro. Però su quella cosa che ha detto Michele... No, scusami Paolo, finisci. No, volevo solo dire, io sono d'accordo con te, però ecco, quasi mi dispiace, essendo un grande film, che molte persone si ritrovino in sala per poi magari doverlo criticare perché non è il Batman che si aspettavano inizialmente. Ecco. Ma io su questo ho un'altra... Sempre meglio che le sale piene a dire che Joker è un bel film. Hanno ragione tutti. Vabbè, a parte anzi, io ancora e ti dico di più, Michele, ancora non so dire quale mi piaccia di più tra Joker e The Batman. Quindi pensa, tu sei pazzo. Guarda, ti do una chiave di lettura: ai 12 anni Joker piace molto. No, allora a parte, io ti dico, ai critici professionisti, ai critici anche professionisti, Nomadland piace molto. Ma c'è tanti di scemi al mondo. Ma in tutto questo, a parte che quali 12 anni che Joker è vietato nel 2014, quindi... Vabbè, ma facciamo così, ai 12 anni piace Ghostbusters Legacy. Questo è un esempio magari... Ok, ma forse non c'entra tantissimo, però giusto per curiosità intellettuale. Come che... No, è così, una domanda giusto per curiosità intellettuale, che magari non c'entra tanto, però scusa, a sto punto, se piace pure ai 12 anni, come te lo spieghi pure che l'Academy e gli Oscar l'abbiano preso così in considerazione con 11 nomination l'annata? Joker. E Leone d'Oro anche, Ragazzi, è quello che vi stavo dicendo io. Allora, faccio No, due minuti, anche perché tra poco devo andare a dormire, che voi mi fate fare tardi tutte le serie, io sono anziano.
Io mi alzo alle 5 e mezzo la mattina. E poi fa la vita lunga a Venezia. Infatti stai tranquillo, perché se sei vecchio, lo dice la parola stessa, ansia no. Mi raccomando. Ti odio. Ma porca. Ci sono dei film. Filippo la camera adesso. Intanto vi ricordo il solito mantra di chi segue gli Oscar da 94. Gli Oscar non premiano la qualità, premiano il consenso generale. Ci vuole un attimo a creare un film per gli Oscar. C'è una ricetta, poi che non funzioni sempre, dipende anche dalla qualità degli ingredienti, perché è chiaro che se fai il pane con la farina della Conad e fai con la farina macinata a pietra da 50 euro a sacchetto, la cosa non è la stessa. È chiaro che se giochi lo facevano con te protagonista, agli Oscar non ci andavi, e non perché non sei bravo a recitare, perché c'hai un peso specifico diverso. Nel ragionamento che mi hai fatto prima, Paolo, perché mi sono tra virgolette un po' infervorato, c'è secondo me quello che è il grande problema del cinema all'epoca dei social, ovvero che si cerca, piuttosto che fare un ragionamento di 5 minuti più articolato, prendo quello perché l'ha citato, su un film apparentemente da bimbi come Ghostbusters Legacy, proprio ci si fa le seghe, perché scusate il termine, tanto è mezzanotte, perché Joker si rifà a Scorsese. Il problema è che si rifà a Scorsese con tre cose in croce, ma non c'ha un decimo della cosa. Non solo per quello. Non solo per quello. C'è un film che riflette. Vai. Poi, volete dire che è bello? Dite che è bello. Io dico che piace ai dodicenni, perché non c'è cosa più facile per un professionista di Hollywood di manipolare l'entusiasmo del pubblico che toccare piuttosto che la mente la pancia. Ma in realtà no. Il film non è stato fatto per fare incassi da record per il pubblico, tanto che la Warner Bros. Non sto parlando di incassi, sto parlando di soddisfazione del pubblico. Ma sì, effettivamente, se piace a tutti voi l'immediato. La soddisfazione del pubblico è diversa dagli incassi. Ma non è stata una cosa calcolata. Si 50. Allora, però c'è questo piccolo aspetto che io volevo proprio dire, proprio per quanto riguarda il fatto di Batman, perché capire se Batman piaccia o meno, cioè non faccia o meno i soldi di un film Marvel, perché intanto ha fatto il secondo più grande esordio della pandemia e quindi è una cosa molto lodevole. Poi che piaccia o meno veramente al pubblico lo scopriremo nella seconda settimana, quando ci sarà il passaparola, vedremo esattamente che percentuale avrà oppure no. Io posso capire, guarda che è stata una cosa molto divertente, che è stato uno dei commenti più strani della mia vita, che accanto a me, cioè vicino a me un bambino durante la seconda visione che fa: mamma, questo film è bello però mi sta scocciando. Cioè, una cosa bellissima, cioè, è la mamma che fa effettivamente lungo, però vabbè, ho capito il senso, però messa così, mi è un attimo, ok. Io penso, effettivamente, quando io sento che The Batman è più coraggioso di Joker a livello proprio di quello che vuole fare, non sono molto d'accordo nel film, perché comunque Joker sacrifica definitivamente l'azione e porta praticamente il pubblico su un tipo di cinema che il pubblico non si aspetta da un film di supereroi, con la differenza però, e qui capisco invece il commento, che Joker te lo diceva fin dal trailer, guarda che questo non è il cinecomic classico, invece il pubblico da un Batman, che comunque è abituato a vederlo dark, si aspetta un tipo di approccio, cioè particolare action e tutto, poi va a vedere The Batman e vede un thriller, un noir che tiene un'azione diluita, nonostante comunque... Per me è già sbagliato il confronto. Ti spiego, è già sbagliato il confronto. Sapete esatto perché è sbagliato il confronto? Perché se Joker, tu il film lo chiami Arthur, lo vanno a vedere in 50, il film funziona uguale. The Batman, lo devi chiamare The Batman, perché è un film apposta per il personaggio, capite quello che vi voglio dire? Il fatto di fare il confronto è sbagliato. Joker funziona, anche se quel coglione non è a Gotham e quello non è Thomas Wayne. Questa è la differenza. Io però dico, e per il discorso Oscar, Black Panther è arrivato agli Oscar, ma è tutta una questione di ciò che rappresentava, non del film. Sì, io però dico Andrea parlava di coraggio, parlava del coraggio, ma certo, Batman. Per me anche il Joker si è assunto dei rischi, anche anzi in certi casi maggiori. Ma Joker,
Ti spiego, Paolo, ti spiego, chiamare anche, ma sai perché? Perché il film è consapevole. Ti spiego, il film è consapevole che nella prima bozza di sceneggiatura questo non era un film su Joker. Perché lui stesso dice che sua madre lo chiamava addirittura Carnival, cioè per farti capire che dico, e poi ragazzi, mi presenti come Joker a cazzo di cane, cioè, ragazzi, allora quello è Joker nello scritto, è Joker, non me ne frega proprio. Andre, aspetta un attimo, per me il pregio più grande di quel film è che si chiami Joker, perché io vedo un autore che se ne frega dei fumetti, ci si pulisce il culo e fa benissimo, perché è giusto, te a dire queste cose, che quelli che leggono fumetti che ti accusano di non leggere fumetti. Perfetto. Allora, io devo andare un controcorrente a un concetto. No, perché io dei fumetti è palese che nulla, quella sceneggiatura è come Solo Enigmista 2, era un horror X, ha fatto i miliardi so e fa ora questa sceneggiatura diventa so 2, metteteci l'enigmista. Però Michi, sceneggiatura lì. Però quello che volevo dire, l'anno scorso che si chiama andiamo in ordine, Michele, io e Andrea. È uscito un anno scorso, cosa? Un film che si chiama, che è stato al Festival di Torino, che è la stessa identica cosa, Pretty Face, come cazzo si chiama, no, un film con un pagliaccio così a New York, l'hanno visto in 35, e è meglio di Joker, ed è molto più Joker di Joker, non lo conoscete. Sì, però ecco, io ora Joker rispondo allora, e poi do la parola a Andrea, però allora, io a me non mi interessa la realtà del fumetto, la fedeltà, se per Todd Phillips Joker era quello, io voglio vedere il pensiero autoriale, quindi a me mi fa piacere vedere un film dove il Joker sia creato da una società che crea mostri, che riprenda il pensiero bartoniano di Batman Il Ritorno, dove anche lì si parlava di una società che creava mostri, il pinguino. Si parla della società che crea mostri, assolutamente sì, un bambino buttato... ma ragazzi, ma la finalità della narrazione è vero che si poteva chiamare anche Aladino, ma io voglio vedere com'è per il regista Joker. È come ragazzi, se ora a me mi facessero un Batman col costume bianco e che non viva Gotham City, direi per il regista la sua idea è quella, chi se ne frega del fumetto, per me il cinema è una cosa, il fumetto è un'altra forma d'arte, tutto qua. Paolo, però con il cuore qui te lo dico, allora non è che se, allora io capisco tutto e posso capire, possiamo anche andare sul fatto che tu realizzi un'opera talmente colossale che al di là della materia che ha preso il film rimane colossale, però io posso capire che una persona che ama una determinata opera poi vede praticamente un altro aspetto e dice sì, però una volta che tu fai un film tratto da un fumetto, e da che un male libro, c'è? Un attimo, vedete, ma io non finisco il ragionamento, ma io ho capito della conclusione. Ecco, quello che voglio dire, a parte che per me è una grande, cioè io amo quel film proprio perché si chiama Joker di per sé, cioè è bellissimo, proprio l'operazione intelligente di portare qualcosa che il pubblico non era abituato a vedere, e io sono convinto al 200% perché quello è il film che il Joker è il film che io ho sempre sognato di vedere su un personaggio, perché quello è Killing Joke fatto e finito, non me ne frega un cazzo che la cosa non avviene in una giornata ma in cinque, io non perché so non è quello che Killing Joke, e l'ho amato come te. È il mio fumetto preferito, Andri, è il mio fumetto preferito di Joker, è proprio per questo, Andri, al contrario, noi siamo agli antipodi per questo motivo, mi sto sentendo male. Perché Killing Joke è il mio fumetto preferito di Joker, io sono convinto che se avessi visto il film senza che si chiamasse Joker avrei detto sentite, questo è Joker, lo chiamavate Joker, cioè senza problemi, ecco, su quel punto. Però al di là di questo, cosa? Non è proprio vicinissimo a quello di Killing Joke. Però per assurdo, Andre, volevo solo dire, per assurdo, Batman di Matt Reeves si rifà, da quel che ho capito, molto più al fumetto. Poi può non piacere perché per altri può essere lento. Matt Reeves semplicemente ha fatto un po' come per me Ryan Johnson in episodio 8. Sì, ma oddio, neanche perché Matt Reeves si è proprio avvicinato al 100% al personaggio nella sua materia, invece Ryan Johnson ha cercato di rivoluzionare un po' Star Wars. Ma io quello che volevo dire, mannaggia la tutte le boie, ecco, che poi Christian lo dice, sì, è diverso Joker, è un po' diverso dalla materia, ma assolutamente Joker assolutamente è diverso nella materia, ma io penso che rispecchi fedelmente lo spirito del personaggio. Poi non era questo il punto, io alla fine tutto il discorso che volevo fare, io volevo solo rispondere a Paolo per dire che lui praticamente su The Batman è un po' cioè non sa esattamente quanto può avvicinarsi al pubblico. Io dico che questa cosa non è neanche da dare per scontata, perché effettivamente Joker, che è un film che va praticamente di fuori di ogni cinecomic, tant'è che la Warner Bros. Si era cagato sotto per farlo perché non è il cinecomic
comic classico, tanto che ha detto Todd Phillips, cioè hanno continuato a tagliare il budget a Todd Phillips affinché Todd Phillips dicesse no, alla fine non lo faccio, per i livelli di follia proprio totali. Quel film è proprio gli antipodi di ogni cinecomic, eppure è piaciuto tantissimo al pubblico generalista, quindi non è detto che questo The Batman sia completamente diverso, non possa arrivare tanto alle masse. Detto ciò, Joker è stupendo, perché oltre ad essere un film profondissimo, eccetera, prende il fumetto, lo ribalta, ma rispetta lo spirito, perché quel Joker, io infatti voglio un cazzo di sequel di Joker con Batman, perché quello è un Joker meraviglioso. Ma ci sta che possa non piacere, Andrea, ci mancherebbe. Hanno a Michele anche in altre occasioni argomentato perché non gli piace, a idem Filippo. Io non volevo risultare snob, semplicemente io sto guardando cinema e per me è importante il pensiero dell'autore. Sì, però tu facendo passare che io ti sto dicendo... Non capisci questi film perché non hai letto i fumetti, cosa che io non faccio mai in nessuna delle live di cui si parla di questa roba. Infatti, secondo me, Signore degli Anelli è la mia saga cinematografica preferita e adatta al 40% del romanzo. Non mi sembra di fare l'integralista. Non volevo dire questo, Michi. Io mi rispondevo a Filippo. Dico semplicemente che non vuol dire che siccome uno prende un personaggio e lo declina in una maniera diversa da quello che è il canone del personaggio, allora viene da sé la qualità. Soprattutto se la storia che ne viene fuori è quella di un fascistello che è giustificato da ammazzare la gente perché l'hanno dato qualche schiaffo da bimbe. Non è giustificato nel film, porca puttana. Ah, no? Chiunque si mette a fare trovami un componente, Andy, del pubblico generalista che alla fine non godeva come un riccio. Ma scusami, Michele, godevano anche le persone a vedere Joker del Cavaliere Oscuro, dicevano sì, è viva. Michele, c'era la controparte, in Joker non c'è la controparte. Michele, se tu 50 volte. Quando se guardi un Rape and Revenge, Michele, io non ci vedo nulla di male. È un film di merda, concludo Paolo, scusami, perché non c'è il contraddittorio, è un film che ti dà una sola possibile chiave di lettura, che lui è una non vittima, che la società fa schifo. È la società il contraddittorio. No, non è contraddittorio. Ma scusami, Michele. Non ce l'ha, perché mi fa male il fatto che si paragoni a Killing Joke? Perché tu, con tutto il rispetto, non è perché è nano, ma con tutto il rispetto, il Joker la deve fare la carneficina. No, tu sei stato buono con me, non t'ammazzo. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Joker. Infatti, alla fine Joker diventa completamente folle. Perché no, non lo diventa, è uno messo lì a cavolo. Allora, fermi un attimo. No, quello te lo fanno intendere loro. Fermi un attimo. Il finale. Te lo fanno intendere loro, cioè ammazza una psicologa, ma è relativo, perché vi ripeto, cioè, ora a parte che stiamo un attimo soffrendo anche delle discussioni su internet perché dovremmo parlare di Batman e siamo usciti con Joker, questo per farvi capire i confronti. La verità sapete qual è? Che se Reeves ci ha regalato il Batman definitivo, potrebbe anche regalarci il Joker definitivo, con buona pace di chi ha apprezzato Ledger, perché io ho capito che c'è molta molta paura nel nuovo. Io non riesco a capire sta cosa del fare il confronto ormai in tutto e per tutto. Io però vi dico, mi spiegate che male c'è se un regista vuole raccontare la storia di un uomo che la società crea come un mostro e che quindi uccide le persone. Michele dice, però in quel momento sembra quasi legittimato. Quando noi guardiamo un Rape and Revenge, non godiamo quando le ragazze stuprate uccidano i propri aguzzini, eppure lo sappiamo che è sbagliato nella vita, però l'autore ti ha voluto far capire una determinata cosa e il tipo, hai ragionissimo, ma io vivo in un contesto storico dove non solo mi hanno giustificato il Joker, ma mi hanno giustificato perfino Crudelia, cioè tu lo capisci che si sta vivendo un periodo dove praticamente... Ragazzi, io sono dell'idea che se alla fine del film ti fici il Joker sei pazzo. Esatto, cioè, è quello, cioè, allora cioè, vedere Joker che se ne va al notiziario a frignare. Tu guardando Joker, magari ad esempio nella scena nella metropolitana, è ovvio che mentre uccide quelli io dico cazzo se lo meritano, però so che sto facendo un pensiero sbagliato, così come quando in un Rape and Revenge si uccide i propri aguzzini, lo so che è sbagliato, però come la storia va avanti, sul finale io ho i brividi se vedo Joker, perché dico cazzo questo è un fatto scatenato. Faccio una domanda e su Joker non aggiungo più niente, e poi diamo una parola a tutti. Sì, a tutti. Faccio una domanda a tutti. Quando lui uccide in maniera efferata quel tizio che lo perculava in continuazione, c'è quella scena incredibile dove Todd Phillips la gira benissimo, del nano che non riesce ad aprire la porta, in quanti, e dovete essere sinceri, avete pensato adesso sta per arrivare una scena di una forza, di una potenza assurda e incredibilmente orrorifica? Chi l'ha pensato? Io. Pensavate che arrivava e gli diceva tu sei stato mio amico, a me è piaciuto da morire quella pensato scena. Aspetta un attimo, ti spiego Paolo, a te può piacere perché tu, ok, chi se ne frega dei fumetti è legittimo, però
Io. Il film si chiama Joker. Io adoro Joker. So che tipo di personaggio aspettarmi. Ma che me ne frega se poi uccide Robert De Niro, tra l'altro fregnando. Scusate, quella scena quella scena doveva battezzare Joker, perché in quel momento lì aveva preso coscienza di che cosa era diventato. Non può fare l'accendi e spegni. Invece lo sai, Filippo. Poi però, vabbè, è una trasposizione, può piacere o non può piacere. Che a me invece mi piace da morire che venga mostrata l'umanità a sprazzi di un Joker che la sta perdendo. Mi spaventa ancora di più. Ci può stare, poi è preferenza, è soggettivo. Joker diventa realmente Joker alla fine. È un crescendo. È perché gliel'ha detto il minutaggio che doveva diventare. Perché alla fine uccide il direttore di TV dopo 10 minuti che ha lasciato andare l'amico. Ragazzi, cioè, quindi... ma perché a Joker in quel momento, a questo Joker, non gliene frega un cazzo dei discorsi morali. Joker fa tutto questo, lui diventa Joker. Lui diventa Joker quando spara Robert De Niro. In quel momento in cui spara, diventa Joker. Perché ma il problema è che lui non ha. Lui è convinto che l'unico modo per essere ricordato e per essere calcolato in questa vita sia ammazzare le persone, perché finisce in una potenza immediatica. Infatti alla fine si tinge col sorriso quando tutti lo venerano perché Joker, e alla fine lui continuerà che deve fare, perché appunto vorrà solo essere ricordato, non gliene frega un cazzo delle altre persone, gliene frega solo di lui, continuerà a uccidere per il proprio questa è l'essenza di Joker, in cui c'è anche l'essenza di Killing Joke, perché tutto quello che succede avviene perché questo. Ma poi lasciamo parlare Cristian, poverino, perché mi sembra. Scusa, è vero. Io chiedo. È Joker. No, perché pure io volevo concludere questa cosa su Joker, perché per rispondere pure a Michele, fondamentalmente, Reeves, oltre ad aver fatto un gran film, ha fatto un film sullo spirito di Batman, è una lettera d'amore a Batman, siamo d'accordissimo. Joker, secondo me, comunque non è un brutto film, cinematograficamente parlando, ben diretta, bel film, cioè se è un film, diciamo che anche come scelta di regia va in soggettiva, tu vivi tutto attraverso, filtrato il suo sguardo, e ha un nome pure ben preciso che adesso non ricordo, la malattia con cui tu guardi tutto il mondo di Joker, o almeno di quel personaggio lì. E a differenza di Matt Reeves, io sono d'accordo nel dire che sicuramente non è una lettera d'amore a Joker, non è lo spirito di Joker fumettistico, però è un gran film. Come film è piaciuto, rapportato a Joker, come film allora, per me è un film non è la lettera non è una lettera d'amore a Joker, siamo d'accordo. Però allo stesso tempo non mi metto a dire che non c'entra un cazzo con Joker, perché questo è il punto. Però io sono d'accordo nel dire che senza... cioè, pure se si chiamava in un altro modo, era comunque un gran film. Cioè, per me il merito notevole di Joker è che è un gran film. Non perché Joker, per me è perché è un gran film. Cioè, la mia motivazione è che è un gran film. Quello che non state capendo è che per me è un film di merda, anche se non è Joker. Ah, no, io l'ho capito. No, per me invece comunque allora, è piaciuto. Paolo ha citato. A me non frega niente, cioè, non importa alla fine questo. Io mi infervolo quando mi dicono che con Joker non c'entra una minchia, perché secondo me è uno dei quarti più forti del film, in generale. Michele, dicevi? Paolo, prima, poi vi saluto perché sennò domattina mi pigliano con la pala. Ma andiamo anche noi perché... Ha citato il Ray per Revenge. Io credo fortemente nel cinema delle intenzioni. Quando io, come si dice a Livorno, pigio play e guardo un Ray per Revenge, preparo la mia mente, così come quando guardo un cinepanettone che piace tanto a Paolo, o un erotico, o un horror in generale, o chi più ne ha più ne metta, come ho una condizione mentale aperta più o meno ad accettare delle cose. Sappiamo che per definizione gli appassionati di horror sono le persone meno violente del mondo, e con la visione dei film violenti, tra virgolette, sfogano le cose che brutte che non fanno nella vita reale. Il problema è che Joker non si presenta né come un rape revenge, quindi come un film puramente di exploitation, si presenta come un film che si prende molto sul serio, e siccome, come vi ho già detto 174 volte, veicola tutto il significato della sua storia a tematiche importanti come la malattia mentale, la società violenta, la violenza della società, il vendicarsi di una società applicando la violenza, e alla fine
ragazzi, noi siamo persone che vivono di cinema e analizzano i film. Io ti dico, Andri, tu continui a dire di no perché parli per Andrea Barone. Facciamo un sondaggio su internet su 100.000 persone, quante alla fine fanno il tifo per Joker? Te lo dico io, 85.000. E io ti rispondo sempre con questa cosa. Rispondo, no, no, perché questa cosa. Aspetta, scusami, Michele, ma questa cosa è importante perché non me la fate dire quando te lo dico. Ovvero, scusa, solamente perché. Sai prima dell'esistenza di Joker quante persone ho letto ma il Joker di Heath Ledger fa benissimo a fare quello che fa, ha ragione? Scusa, non vuol dire... C'è un problema importante, è quello che ti stavo per dire e che ho già detto prima. In quel film tu, le persone sono libere di, tra virgolette, godere della follia di Joker perché sanno che alla fine Batman lo incula. In questo film specifico, come dicevo prima, non c'è il contraddittorio. Quello che è il vostro tanto amato Todd Phillips, che anche questo con tre film del cazzo è diventato un autore, leggevo prima, servono contenuti e non la messa in scena per essere degli autori, che sembra diventato Scorsese perché ha girato sto cazzo di film, ti veicola un solo significato, che la violenza nella società esiste e chi la subisce è giustificato a rispondere. Si chiama fascismo, si chiama reazionario. Questo non pensiero è giustificato. Ho visto semplicemente contestualizzando al tipo di film. Facciamo un sondaggio, vi prego. Ho semplicemente visto una persona, disturbata che diventa mostro per colpa della società, con l'idea anche bellissima di far vedere. Andiamo a giro e uccidere tutti perché sono assolutamente no. Ma non è questo, sì, ma è un matto questo, è un pazzo. Cioè, quando uno mi sembra che sono tutti contenti di andargli dietro alla fine, eh? E mi sembra che il mondo negli ultimi due anni sia pieno di persone che vanno in giro con le magliette di Joaquin Phoenix. Ma ce lo insegna Billy Loomis, la colpa non è del cinema, è della gente che è già folle. Se la gente la stimoli in questo allora vabbè, si torna alla colpa del cinema. Il cinema non ha mai ragazzi, no, allora siete dei tromboni sera, vi posso assicurare che state scadendo nel trombonismo, perché non mi potete dare a me il ruolo di quello che dà le colpe al cinema, porca di quella puttana. Sto dicendo che quando un regista prende delle decisioni espressive per il suo film, prende anche delle posizioni etico-morali. Mettiamo da parte il pubblico. Se tu sei una persona che nel tuo universo narrativo postuli che il bene non esiste, quindi non c'è Batman che fermi Joker, e che la società è più cattiva di Joker, Joker è giustificato a fare quello che fa. Punto. Ergo, questo è un film in cui il protagonista è uno psicopatico reazionario che alla fine sorge alla gloria e sono tutti contenti. E a me questa roba, da persona democratica, fa ribrezzo. Ma non sono contento, è una tragedia il film. Ma orribile quello che succede. Il film ma proprio non so, l'hai sentita la cazzo di musica quando Joker si mette il sorriso? Una musica che mostra la tragedia. La musica. Andri, ti ripeto, se ne può parlare fino a domani. Lo facciamo un sondaggio su 100.000 persone quanti stanno dalla parte di Joker. Cristian, che la gente sta per Joker. Cristian, sta zitto perché è un marrano. Non ti si sente. Ma se la gente il film lo guarda. Ma una ricetta, raga, ma una ricetta. Il pubblico lo manipola il regista. Vai Cri, te la do io la parola. Se l'ultima scena del film, a parte quella puttanata in manicomio, è uno che smonta su una macchina, su fa il sangue e fa così e tutti lo applaudono, stai dicendo che ha ottenuto quello che voleva. Si chiama trionfo dell'eroe. Anche se è anti, però Michele scusa, però aspetta, Paolo, però dobbiamo essere obiettivi in questo, poi ognuno ci vede quello che vuole nel finale di Joker, ma quando tu tratti un cattivo che fa il protagonista ci deve essere qualche stronzo che è più stronzo di lui, e questo è una ricerca, è la società, è più stronza di lui, la società l'ha creato, la società è più stronza di lui, Bruce Wayne è più stronza quindi, di lui, quindi obiettivamente scusa, il protagonista è lui, non possiamo fare il paragone nemmeno Thomas con l'enigmista Wayne, perché l'enigmista è il contraddittorio, è più stronzo di lui perché è un borghese ricco che li fa morire per strada, che con la scusa di avere la giacca e la carta di credito in tasca fa morire quelli per strada e è al cinema a vedere... Quindi ammazziamoli tutti! No, però il film ti analizza proprio questo, ti fa capire le varie facce della società sporca. Ma lo sono... Il marcio di Gotham e sul finale...
E Reeves lo fa anche all'inizio del film. Sì, però nel film, finisco un attimo, però nel film di Reeves il film è incentrato su Batman. Todd Phillips ha voluto fare un film incentrato solamente su questa persona con problemi mentali che diventerà cattiva, pazza, e ci fa capire quanto ogni briciolo di umanità venga spazzato via, perché in un ipotetico secondo capitolo stai sicuro che un altro nano non lo salverebbe seppur sia stato buono con lui. Quindi io non e quel film non farà successo, Paolo. Il film dove il cattivo si comporta da cattivo dall'inizio alla fine non fa successo, perché il pubblico non si identifica. È la legge del cinema. Ma perché non si può raccontare la storia di un cattivo che poi diventa perché non lo perché non te lo fanno? Perché non funziona al cinema? È inutile che ci giochiamo. Abbiamo un Venom che è un gigione. Se era come dicevi tu, Venom staccava le teste a mossi e tu vedevi proprio. E sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio per te, ma il pubblico. Ma ragazzi, dai, ma stanno umanizzando tutti i cattivi. Abbiamo una sequela di cattivi che devono arrivare, perché il pubblico deve identificarsi. Oggi come oggi, nessun regista potrebbe più quindi raccontare la storia di un cattivo, perché se per forza che fa il cattivo dall'inizio fino alla fine, o che subisce una rivoluzione al cattivo. Il cinema è specchio della realtà. Nella vita ci sono persone che non vengono fermate. Cioè, se si vuole raccontare il primo ipotetico film sul Joker, chi ci dice che poi in futuro non venga contrastato? Chi ci dice che non muoia come Tony Montana? Chi ce lo dice? Però io penso che sia intelligente non far sì che sia schiacciato all'epoca dell'uscita del film. Ce l'avrebbe dovuto dire il fatto che avevano giurato che non avrebbero fatto sequel, e che male c'è, e che male c'è se si può raccontare la storia di un cattivo. Ma Michele, mi spieghi, la verità è che ti hanno venduto questo film come film da Oscar e poi invece è diventato un cinecomic. Però io mi chiedo, Michele, mi spieghi che male c'è se un regista vuole raccontare la storia di una persona che diventa piano piano un cattivo e che alla fine trionfa facendoti vedere un mondo che lo acclama? Questa cosa spaventa, è tragica. Una ogni tanto succede. Nei commenti qualcuno giustamente mi diceva, vabbè, e allora Taxi Driver non è un film venduto per le masse che si chiama Joker, perché quando delle tematiche della società le trivializzi, cercate il termine trivializzare un argomento, tu manipoli anche la percezione. Taxi Driver non è fatto per farlo vedere da 14 anni. E la domanda è, Paolo, Joker comunque all'inizio del film è cattivo? No. Arthur all'inizio del film è cattivo. No, lo diventa pian piano, ed è quello il bello. Quindi non è un film dove è un cattivo to court. Vedi il secondo, poi, se veramente lo fanno cattivo al 100%. Allora, Cristian, fermi un attimo. Grazie, Giuseppe, grazie. Che vuol dire? Cioè, vabbè, Cristian. Potevano alla fine rendere tutto, magari per accontentare pure, anzi per dare valore a questo punto di vista, magari potevano inserircelo già un Batman adulto per farti capire come nell'ombra cresce questo Joker, e alla fine lui emerge, magari ci metti perché quadro. Non era un film di Batman, Cristian. Però secondo questa logica anche il finale d'Arancia Meccanica andrebbe criticato. Non è l'Arancia Meccanica, è un blockbuster. Però aspettate, se è un blockbuster va bene, se è un film no. Cioè, al no, non hai capito. Parliamo di cinema popolare. Paolo, l'hanno chiamato Joker perché doveva portare la gente al cinema. Però allora fatemi capire. Se si chiama Joker, allora deve vincere il bene, perché se no il cinema stimola di qua. Però se si fosse chiamato in un altro modo, poteva anche finire male. No. No, brevissimo, è anche vero che comunque sicuramente alla fine del film uno prende in simpatia, lo stesso cosa che dicevamo l'altra volta sulla fiera delle illusioni con il protagonista del film, cioè il fatto che tu lo segui, segui la narrazione dall'inizio alla fine, quindi secondo il suo punto di vista per forza ti lascia trasportare simpatissimi. Sì, però per forza. Però questo problema del pubblico c'è sempre stato. Cioè, la fascinazione del male. Allora, quante persone. Come no? Ma scusa, hai detto fino a prima, Michele, che questo film insegna male perché c'è tutta la gente che. Paolo, ma tu mi stai dicendo. Paolo, però ti spiego. Spider-Man No Way Home non è il potere del cane. Scusa. Sì, però io vi spiego. Io vi spiego, però.
fino a prima abbiamo parlato di questo benedetto pubblico che può essere disorientato perché trionfa per il Joker, però facciamoci caso, Scarface è un grande blockbuster, ci sono ancora quelli che dicano grande Tony Montana, che vanno in giro Tony Montana il numero uno, se uno guarda Gomorra, la fascinazione del male c'è sempre stata, ma è colpa del pubblico se veramente pensa che nella vita sia giusto andare a sparare. Sì, sì, no, quello è ovvio, aspetta, quello è ovvio, però è anche vera la messa in scena. Quelle persone, cosa succede alla fine di Scarface? Muore Tony Montana. Sì, però, aspetta, però io non sto parlando di questo, io sto parlando che il pubblico ha sempre amato il personaggio negativo. Cazzo, è una cosa... Taxi Driver, quanti c'erano tanti a dire ha fatto bene a sterminare quei pezzi di merda. Ma certo, ma non c'è nulla di male. Taxi Driver non è un blockbuster da fare. Allora, il ragionamento non ha un cazzo di senso. Esatto, scusami, però... Scusami un attimo, ma Taxi Driver ha incassato 27 milioni, se lo sono visti in 12. Cioè, non dovete capire la differenza del fenomeno di massa. Scusatemi. 27 milioni negli anni 70 era un cazzo di blockbuster. Però Andri, però devi capire che tipo di film è Taxi Driver al confronto. Non stiamo parlando di una domanda. Se voi mi diceste questa regola vale per il cinema perché è etica, è morale, quindi certe cose le capirei di più. Se voi mi dite che questa regola vale solo per i blockbuster perché c'è il pubblico. Paolo, tu parli da persona che ama il cinema, non stai parlando come pubblico generalista. Oh, allora, il pubblico generalista si rompe le palle. Ma se il pubblico non generalista è quello che guarda Scarface, anche è quello che guarda Arancia Meccanica, perché il pubblico generalista vuol sapere cos'è. Ma il pubblico generalista del 2022 ti guarda Arancia Meccanica? Ma sì, è il finto cinefilo, quello della domenica. La prima, il film che si guarda sono quelli di Kubrick e due di Fellini. Perdonami, Filippo, ma tu ti stai completamente dimenticando della benedetta nuova Hollywood negli anni 70 in cui i film d'autore incassavano a bestia ed erano diventati il nuovo mainstream. E infatti adesso il motivo per cui nel 2022 Scorsese, Ridley Scott e compagnia bella non sta incassando più un cazzo, perché il cinema è cambiato. Adesso il pubblico adesso vuole l'evento, vuole il film che gli dia delle good vibes finali. Un Joker non potrà ripetersi. E se deve ripetersi, deve ripetersi con una formula, scusate, una formula dove si parte sempre da una persona che è buona, devi identificare. Era la regola di Robert Downey Jr. in Tropic Thunder. Rimproverava Ben Stiller, hai fatto il totale ritardato, ed è per questo che non vinci l'Oscar, perché come ha fatto Sean Penn, mi chiamo Sam perché Forrest Gump non era ritardato. Quando tu fai completo ritardato non vinci un Oscar, perché il pubblico non si identifica. Però è stato sempre così che la morte del cinema è fare film pensando a come possa recepirlo il pubblico, perché se no bisogna fare un film se fai cinema popolare, se bisogna fare un film pensando che poi il pubblico possa recepire male alla fine, allora non potrebbe esistere neanche Gomorra la serie. Gli esperimenti ci sono, gli esperimenti esistono, però comunque noi abbiamo Cruella che carezza i cagnolini. A livello Michele, voi mi state dicendo, cioè io il concetto che proprio non riesco a comprendere, perché se voi mi diceste quanto il cinema debba essere importante anche come strumento che possa essere educativo, ma fino a che voi se voi mi diceste, ok, questa cosa vale per il cinema dall'A alla Z, ok, però sentirmi dire che queste regole dovrebbero valere solo in un blockbuster... Non sono regole... Paolo, ragazzi, avete citato per 40 minuti tutti i film che non calzano all'esempio. Arancia Meccanica, finale. Alex torna violento a fare il cazzo che gli pare, ma è uno strumento del potere, sconfitto. La società felice che lui sia tornato a diventare uno strumento, Paolo, del male. Quindi vince il male sul finale. Ragazzi, alla parte negativa del male. Prima di tutto voglio un attimo chiedere scusa a Michele, perché prima avevo esagerato per come mi sono buttato. Quando ho detto culo, vai avanti. Pure tu, Michele, che non posso dire, prenda male io per la diretta. Sì. Comunque questa è una delle dirette più belle, proprio poi siamo rimasti in tema su The Batman. Però ti dico, aspetta una cosa un attimo, aspetta Andri, devo dire sta cosa se non me la scordo. E il confronto che dovete fare nel 2022 è che Venom ti fai 500 milioni perché è trattato come un gigione.
e la gente si diverte. Suicide Squad, che comunque dovrebbe divertire, ma mostra questi cattivi violenti, ha floppato malissimo. E questo è il discorso. Punto. Allora, non c'è altro. Perché se Venom fosse stato violento, col cazzo che gli facevano fare 500 milioni il pubblico generalista. Però, allora, da quel che ho capito... E nemmeno così gigione. Venom è proprio un pubblico di ragazzini, fondamentalmente. E questo piccolo frangente, cioè questo piccolo elemento che cerco di dire da tipo mezz'ora, ecco, che esiste anche un altro benedetto tipo di cinema in cui nel film tu mi mostri solo robe negative, mostri solamente la morte, la distruzione, questo o quell'altro, perché Joker è splendido, per quanto mi riguarda lo amo, però è enormemente didascalico dall'inizio fino alla fine, ti dice perché a un certo punto, per ogni singolo punto, Joker comincia a sbroccare, e mostrandoti questi elementi il pubblico guarda il film e dice ok, Joker è diventato tale per questo motivo. Se lui è finito in questo modo, qual è il mondo, le parti ideali, le parti migliori che possono permettere che queste cose non possano accadere? Infatti all'inizio del film che cosa dice il benedetto, il presentatore? Ah, qui ci sono dei super topi, direi che per questi super topi ci sono dei super gatti, perché c'è sempre questo discorso, è qui che va al di là del concetto supereroistico, ovvero che noi dobbiamo prendere, cercare un'arma gigantesca una volta che il pericolo è arrivato, quando tutto il film ti vuole dire che il pericolo deve essere evitato, dobbiamo dare un'occhiata a quello che c'è nelle fondamenta della società, e quindi anche se Joker è un pezzo, diventa alla fine un pezzo di merda, il film te lo dice chiaramente che tutto quello che sta succedendo non è una cosa giusta, porca miseria, perché deve essere evitata, deve essere evitato i maltrattamenti che comunque ha. E aggiungo, cioè, Andre, a questo ragionamento su cui sono d'accordo, che il film è tragico proprio sul finale, pessimista da morire, perché ti fa proprio comprendere che Joker sia pazzo, ma che ci sia la società a sostenerlo, la stessa società che lo ha creato, che lo sostiene. Il film è pessimista perché non salva nessuno, né i borghesi ricchi come Thomas Wayne, che è lì tranquilla al cinema mentre la gente muore di fame, né i violenti teppisti o tutta questa gentaglia fuori che emula il Joker e lo sostiene. Quindi è un film pessimista da morire, e penso che questa cosa sia stata anche compresa, perché ora è vero che non tutti i film che arrivano all'Oscar saranno belli o così via, però io, un cinefumetto che ingrana la marcia, vince il Leone d'Oro, io penso che anche qualcosa di questo sia stato visto a livello di significato e di concetto per premiare. Oh, ragazzi, quindi... ha vinto miglior montaggio all'Oscar Bohemian Rhapsody. Ma infatti... di aggrapparvi ai cazzo di premi per dare le giornate. Ragazzi, però c'è anche quest'altro presupposto. Hai capito come ho iniziato il discorso? Io sì, dico, l'ho capito benissimo, ma la però io dico, siccome no, sì, no, però io... la ricezione del cinecomic, capito? Ragazzi, questi sono andati per 6 mesi, puttana Eva, tanto è l'una, a dire... No, ma lo puoi dire, Eva, lo puoi dire. ...che non era un cinecomic, e non avrebbe avuto sequel, che le persone potevano vedere questo film e sentirsi intelligenti, non come quando è andata a vedere la Marvel, si chiama prendere per il culo il mondo. Paolo Virzì, il mio concittadino, grande regista che stimo profondamente, palesemente senza aver mai visto un cinecomic in vita sua, ha detto... questo sì che è un cinecomic come dovrebbero essere tutti i cinecomic. Sono quelle frasi fatte che diventano a un certo punto una montagna di persone che dicono la stessa cosa e se ne convincono. Ragazzi, ma io questo ragionamento l'ho trovato anche antipatico. Io il Joker, il seguito di Joker, non vorrei, infatti, però se scelgono di farlo poi perché ha avuto successo, è industria, l'abbiamo detto, non ci vedo nulla di male, speriamo sia l'altro omonimo. No, ma questo ragionamento, Michele, che hai fatto con tutta quella cosa, anche a me stava sul cazzo quando c'era durante la campagna promozionale del film, eh? Cioè il fatto che devo per forza... Cioè voi mi state chiedendo a mezz'ora, allora come mai, come... Per questo, perché hanno venduto il film per quello che non è. Poi vi dico, io non guardo se è un cinefumetto, se è fedele ai fumetti, io sono Michele Innocenti, credo in determinate cose che esulano anche dal cinema, e vi dico, ragazzi... tutto il bene che vi voglio, e Filippo, che a cui non piace il film, di questa cosa non gliene frega niente, per capire anche le posizioni diverse, vi dico, con tutto il bene, a 37 anni, la storiella del pazzo che è giustificata ammazzare perché quell'altro sono cattivi, è un migarba, perché se lo vede un bimbo di 14 anni, perché questo film è fatto per i bimbi anche di 14 anni, e Taxi Driver no, anche se possono vederlo. È vietato a minori di 18 anni.
No, Giosa. 14 anni in America, ma indipendentemente non sai come funzionano i rated in America, non ci sono. Fammi indovinare, non accompagnati? Però ah, Michele, okay, ti dico, non se esistono uno i biglietti 4... in America. Andrei. Io mi ricordo quando ero bambino che un altro bambino si buttò dal terrazzo perché guardava i Power Rangers. Se dovessimo stare attenti a queste cose, se dovessimo capire, ragazzi, nemmeno Superman potrebbe esistere più. Per il moralista, io vi parlo. Bella questa è bella. Enrico Lobo, ti ringrazio per la donazione. Questo è proprio raccoglie l'essenza della... è molto molto bella questa, a quest'ora ci voleva. Io non sto dando nessun peso specifico sociale al cinema, io dico solo, come disse una volta un critico relativo a Velluto Blu, che non c'aveva il divieto ai minori, a me non me ne frega, sono per la libertà d'espressione, ma se mio figlio entra a 10 anni a vedere Velluto Blu al cinema mi incazzo, perché è giusto così. Io, se un bimbetto di 14 anni oggigiorno, che non capiscono un cazzo del mondo, perdonatemi, 14 anni del mondo, entra a vedere Joker e pensa che quello è il modo di farsi giustizia in un mondo ingiusto, sinceramente mi preoccupo. E allora lì è colpa delle famiglie e delle scuole, perché le principali agenzie formative sono quelle. La responsabilità della storia è dell'autore. Poi come viene io se faccio un film devo pensare che magari lo vedo un 14enne. Io faccio il mio film. È 2 ore che dice sta facendo il gioco. Ho capito, ma è vietato. La differenza è quello che non stai capendo da mezz'ora. Ma lì è una mamma che non dovrebbe, è come Deadpool, è una mamma che dovrebbe, cioè tutti i 14 anni di oggi si fanno le No, Paolo, semplicemente la cosa che dice Michele, cioè è molto più semplice. Alla fine lui dice, dimmi se ho capito male, però credo di aver capito bene, che è un fatto di come il regista o comunque chi lavora all'opera veicola il messaggio. E secondo come veicola il messaggio è reazionario fascista. Quindi non è positivo, perché all'interno del film è un messaggio sbagliato. Peccato, però ragazzi, però aspetta, il messaggio sbagliato nel ti fa vedere per metà sto tizio vessato e l'altra metà che si prende le soddisfazioni. Però il messaggio che il finale lancia, pessimista, è che lui è diventato così. Cioè, una persona dovrebbe dire, cazzo, voglio diventare anch'io come lui, con la folla che lo incita, quando quella è una vita della distruzione. Anche il codardo di autore mediocre che è, che alla fine ci mette anche la gheguccia in manicomio, come dire, ah vabbè, ma abbiamo scherzato, facciamoci una risata, non ho appena fatto vedere che si può ammazzare la gente più che io continuo. Aspetta, che cosa, io difendo l'opera. Tra l'altro solo una cosa, questo giusto per far sorridere un po' a Filippo, tu hai fatto l'esempio di Crudelia. Per me è un bel film, ma quello non c'è se con cazzo con Crudelia. Joker invece è Joker. No, per me è bruttissimo Crudelia, ma indipendentemente da questo. Vabbè, Joker è un Crudelia è un film su Harley Quinn. Sì, però, quello che volevo dire è che Joker è Joker. Allora, la stessa cosa anche per Deadpool. Il primo Deadpool non era vietato ai minori. Allora, se lo va a vedere un 14enne, un 13enne, a parte che ci sono i 14enni di oggi. Paolo. Caspita, Deadpool non è come Joker, male, è una barzelletta di un'ora e mezzo, ragazzi. Deadpool è una barzelletta. Paolo, questo non era l'esempio migliore. Caspita, allora, se un ragazzo di 12 anni, se un bambino di 12 anni va a vedere Deadpool e poi esce, comincia a dire tutte quelle parolacce, tratta la donna come la tratta Deadpool, quindi con frasi sessiste, cose omofobe, in Deadpool non c'è questo. Paolo, ma se a un certo punto Deadpool dice... La scelta di come si racconta una storia più bene, un ragazzo esce dal cinema, mi fai un pompinotto, ti siedi col culo sulla mia faccia, cioè è un messaggio diverso da però Paolo, scusami, l'aria che si respira in Deadpool è la stessa che si respira in Joker. A un certo punto vede una donna, a Deadpool a un certo punto vede una donna che praticamente lavora per un'associazione criminale e dice, ma è più sessista colpirti o non colpirti? Deadpool non è mica ragazzi, comunque il momento più alto della live è quello che a mezzanotte e mezzo ci consiglia di guardare Cannibal Holocaust. Sì, che si sanno ma poi, cioè, a parte, a me mi fa ridere pensare a ragazzini d'oggi che veramente a 12 anni, cioè io l'altro giorno ero fuori, uno ha tirato una bestemmia, è sceso Cristo per dirgli dove l'han parata, cioè a parte ci sono oggi delle cose, però io capisco che il cinema può anche formare e aiutare, però dover redarguire un regista che vuol raccontare la scalata del male e una società che ancora di più in maniera tragica ti fa vedere che asseconda questa cosa facendoci un film pessimista da morire che ti fa uscire dalla sala incazzato. Paolo,
No, il regista può fare quello che vuole. Il punto non è il regista. Il regista può fare quello che vuole. Se vuole, può raccontare la storia di una pecora che diventa cattiva in un mondo dove la tratta male. Il problema non è quello. Il problema è se poi il pubblico gli dà ragione. Joker era venduto un po' per una cosa e un po' per un'altra. Perché Cruella era una forza successo? Gomorra, il pubblico dà ragione anche a Gomorra, dà ragione anche a Scarface. Però, cioè, però ci sarà però, sempre questa gente. Ma ci sarà sempre. Però questa gente non ti fa fare un miliardo e passa. Ma allora quindi la regola etica vale solo per i grandi blockbuster, è questo che continua a non dirmi. No, cioè, semplicemente appunto questi qui di Scarface. Allora, il discorso alla fine è che Scarface, tu nel film vedi che fa tantissime cose negative, mentre Joker fondamentalmente, a parte un paio di scene, cioè giustamente ci sta che uno si pone gli interrogativi su, certo, ma non è che sei un pazzo, cioè capito, il messaggio magari ok, dico, un borghese piccolo piccolo, finale anche lì, allora è da criticare allo stesso modo, no? Perché quello non è un blockbuster, non è commerciale, non è... Eppure, borghese piccolo piccolo è la stessa scalata del Joker, eh? Paolo, la società ti ho fatto l'esempio, ti ho fatto l'esempio, pronta a uccidere, ma ti ho fatto l'esempio, ti ho fatto l'esempio appunto, non è che Eternals è il potere del cane. Cioè, se parliamo su con due linguaggi cinematografici differenti, il potere del cane ha degli intenti, Eternals ne ha altri. Certo. Batman ha degli intenti, che ne so, però l'intento, però Spencer ne ha altri, però, cioè, scusate. Ma l'intento di Joker era portare un altro tipo di cinema che solitamente non è cagato dalle masse al blockbuster, quindi banalizzando tutto, va benissimo. L'intento di Joker, lo continuo a dire, criticare una realtà pessima, una realtà dove bisogna aver paura a uscire di casa, ti vuol proprio perfetto, e io, e io, da per, e io perché infatti cosa va benissimo, va benissimo Paolo, chi può essere la persona innocente? Il bambino, che okay? Chi è il bambino? Il futuro Batman. Paolo, il discorso che dici tu è credere nei giovani, il discorso cioè, sì, proprio in Joker si crede nei giovani, proprio qua, ma dove? Paolo, ti dico che ti dico una cosa, per mio gusto personale, aspetta, che può essere per mio gusto, per mio la persona del futuro. Paolo, tu guardi tutto, Paolo, tu guardi tutto e quindi sei appassionato del media. Facciamo che io sia un po' più generico nelle cose e quindi meno sperimentale, se vogliamo, perfetto, io mi sento molto più rappresentato da un Batman che mi dà il faro di speranza in una città marcia, ma marcia dal di dentro, dove nemmeno la polizia mi protegge, piuttosto che invece cercarla in 2 ore e mezza da un pazzo che fa il protagonista. Sono due, cioè, capisci? Diverse, e magari forse io sono del 91, sono vecchio stampo, voglio il cammino dell'eroe classico. Però sono due materie, sono materie trattate in modo diverso. Todd Phillips non l'avrebbe mai affrontata come Reeves e Reeves come Todd Phillips. Io infatti sarei curioso di vedere in un ipotetico seguito cosa possa combinare Todd Phillips, perché una volta gli è andata bene, vediamo con un secondo. Infatti, io sono curioso di vedere cosa succederà, Henry, se questo è cattivo dall'inizio alla fine. Però tu poi la vediamo. Senza Batman. Sì. Paolo, io infatti avevo detto, secondo me non può esistere un Joker 2 senza Batman, la vedo veramente dura. Ormai. Scommettiamo che spunta Batman nel secondo in qualche modo, perché non lo possono raccontare un Joker cattivo, lui da solo protagonista dall'inizio fino alla fine. Ma è troppo semplice. Sarebbe interessante. Ma tu magari lo... E quindi potrebbe esserlo, Paolo, il pseudo intenti intellettuali del primo film. Ma infatti io sono il primo a dire che se fai determinate cose, se fai determinate cose, dovevano finire col Padrino parte 2, hanno fatto il Padrino parte 3 per soldi e il film è stupendo lo stesso, che cazzo me ne frega, cioè con il cuore. Non stiamo facendo quel discorso. Sì, ho capito, ma... Ti dice Michele che se optassero per certe scelte nel 2, cioè perderebbe di significato ciò che hanno voluto fare. Cioè, ma se perfino The Amazing Spider-Man 2 è fallito perché Gwen è morta come una merda, cioè immaginatevi voi un attimo dove vi sto portando. Non avrebbe senso. Il pubblico vuole uscire contento dalla sala. Però non avrebbe senso, però sono curioso di vedere cosa abbiano in mente. Però Paolo, mi devi fare un grande piacere. Cioè, mentre sento il bellissimo rumore dell'acqua di Filippo che mi sta rilassando. Chiedo scusa, questo è SMR. 40, 130, sì. No, figurati, Paolo, io ti voglio questo. No, è bellissimo il rumore dell'acqua di Filippo, quindi figura di Filippo. E sentissi quando piscia. Vai. Mamma mia, che bellezza. A parte questo, Paolo, mi devi fare un piacere.
quando vai. Finisce questa live, tu devi cambiare il titolo, perché questa è The Batman e Joker, porca puttana. No, però posso dire, comunque, volevo avvisare i telespettatori che questo è solo il pre-show. Esatto. Adesso noi faremo proprio un watch together di Batman commentato scena per scena. Esatto. Ma la cosa assurda è che si connettono di più ora che dobbiamo chiudere, perché io continuerei tutta la notte, però, e poi domattina arriva presto, cioè a 00:40 siete in 120 disperati come noi, ma cioè, però detto questo, ma questa cazzo di infarinato, insomma, di discorso sul Joker, da cos'era nato? Perché io ho detto che il Reeves, ma chi cazzo se lo ricorda più, il Reeves ha avuto l'influenza da ciò che c'era, forse prima. Da lì, forse no, da lì, che comunque appunto. Ma in tutto hanno Catwoman e Batman. Io mi ricordo, praticamente hai detto grazie al Cavaliere Oscuro e a Joker che sono nate queste cose, poi Michele ha fatto la freccettina a Joker e da lì proprio tutto. Concludiamo dicendo che è sempre colpa tua. Proprio gli ultimi 5 minuti rispondiamo alle domande più belle che ci farete, però siccome siete tanti, se volete avere la certezza, super chat, altrimenti scegliamo noi. Con la super chat invece avreste la certezza, però intanto vi domando io: ufficializzeranno secondo voi un seguito oppure di cosa? Di Bad Batman? Già hanno firmato per una trilogia il cast, non ti preoccupare Paolo. Stasera intanto te lo dico così direttamente. La notizia ufficiale della serie sul pinguino annunciata ufficialmente dalla pagina HBO Max. Ora fanno passare il secondo weekend, il film supererà in agilità i 500 milioni e appena supera i 500 milioni arriva l'annuncio. Un certo Sì, perché già comunque dal punto di vista contrattuale Pattinson ha una trilogia, lui mi sembra anche la Kravitz e altri, comunque una trilogia, tranquilli, a mani basse. Ok, e poi vi Cosimo Golino numero uno al mondo. Bellissima questa, proprio. Grazie, per restare in tema. Assolutamente sì. Vieni avanti cretino per la regia di, e qui Dendry Cinema ci fa godere. Ma che cazzo l'ha visto Vieni avanti cretino? Appunto, perfetto. Perdonatemi. E poi l'ha detto come se fosse proprio uno di quei filmetti da dire. Vabbè. Comunque, no, ragazzi, lo dico con il cuore, io purtroppo non ho visto tutti i film. Però almeno, sai che come protagonista abbiamo. No, ragazzi, sono un po' ignorante. Ti voglio bene, ma non è che ignorante, ma non è che ti ho detto. Ci credo, ti piace Joker, hai visto tre film. No, non è che ti ho detto Martin Scorsese. Michele, vai a cagare con il cuore, te lo dico. Guarda, si sa che Andrea è un cavallaccio di razza. Comunque, vediamo. In The Batman 2 ci sarà la coppia Joker e l'enigmista. Del pinguino ne parleranno. Dopo chiamo Matt Reeves e glielo chiedo. Aspettatevi tanto freddo nel sequel di Batman. Con il protagonista Lino Banfi, che sai che cazzo più pensavo di aver perso. Aspettatevi tanto freddo, aspettatevi. Sì, una divisione in due, diciamo. Allora, chi vorreste vedere? No, due facce, dico. Te due facce, pensi? Oggi pomeriggio o ieri sera sul sito Rata Lada è venuto fuori un nuovo indovinello che portava Harvey Dent. Allora, diciamo che si rumoreggiava già a ottobre, però poi lui lo voleva inserire nella prima bozza, poi vedendo il film ha fatto morire il procuratore, quindi già la strada è spianata, già se vedi il film e sei un attimino, è bello che è pronto, il secondo film sarà un salto temporale, non sappiamo di quanto... è preparato Harvey Dent, non vuol dire che sia un villain, perché poi noi pensiamo se hanno introdotto il Joker sarà quello principale, oppure se hanno introdotto questo sarà quello principale. Madonna, fai paurissima Andre, sembri Mr. Freeze. Sì, io vorrei Mr. Freeze dopo il grande Arnold Schwarzenegger da rivalutare. 90% Mr. Freeze, questo ve lo posso. Dove cavolo è? No, spero però non andiamo Will Smith vincerà l'Oscar. Non andiamo su quella di una donna promettente, sicuro. Se no si finisce alle 3. Non andiamo donna promettente è uno dei film più brutti degli ultimi 20 anni. Bellissimo, migliore dei film migliori del 2021. Però non andiamo su promessi. Io lo apprezzo, ma non lo amo. Ecco, sono nel mezzo, così nessuno mi picchia. Ecco, poi allora io ti picchio uguale, quindi.
come sarebbe vedere un Mr. Freeze ambientato in questo ambiente più noir, realistico? Per me sarebbe interessante, perché sarebbe per me una sfida, no? Una sfida. Ma io ti dirò che dopo aver visto il film, per me ci sta. La maggior parte dei cattivi di Batman per me ci stanno tutti. Molti stanno dicendo è ultra realistico, non ce lo vedo perché è ultra realistico. Io sinceramente lo vedo, è fumettoso da fare schifo a un certo punto. La rampa di scale, la rampa sul, che si crea mentre per me, poi magari non lo so, ma io ci ho visto tanto di fumettoso. Mi piacerebbe vedere anche però qualche cattivo più terra terra di Ash dei Pokémon, Christian. Sarà che in questi giorni ci sto lavorando sopra, però il ventriloquo di quelli un pochino più macabri. Di quelli che conosco io, insomma, no? Io vorrei tanto o Ash... Di quelli che conosco io, O Ash o Hugo Strange. Io non so. Hugo Strange ci starebbe tantissimo. Ash, allora, secondo me, con le famiglie fondanti di Gotham si sono anche lasciati la pagina corte dei gufi aperti da una parte, Che insomma, sapete a me cosa piacerebbe, l'ho detto anche a Facce di Nerd, un Batman emulatore che inizia ad uccidere, che quindi crei scompiglio perché si pensa che sia Batman quando in realtà è uno che lo emula, e quindi la battaglia. Jean-Paul Valley, quello. Jean-Paul Valley? L'abbiamo già avuto, però aveva la faccia di Ben Affleck. Sì. Mamma mia, no? Come me l'ha messo nello sgombra minestra, o sì, Filippo F. alle mezzanotte 43. Filippo, ti devo dire una cosa molto importante, ma non te la dico perché altrimenti la live finisce veramente alle 4. Perché pensa dai, se ora... Dai, che farà la sua figura poi in The Flash, vedrete. Vedrete. La sceneggiatura di Flash è la cosa più soddisfacente che ho letto da quando è uscito il DCU. Ecco, in un'altra live potremo affrontare, va bene se Batman uccide oppure no, perché ora non ce la faccio a iniziare neanche l'argomento. No, ma il problema non è ci vogliono sei ore. Se è normale di cervello o meno, io devo andare a letto perché se no muoio. Detto questo, salutiamo, andiamo tutti perché andiamo tutti, seppure siamo 130, vabbè. Allora, ragazzi, intanto ringrazio la chat, perché io non mi aspettavo che fosse così seguita questa live, nemmeno si parlasse di Batman, quindi che dire. Spero che vi siate divertiti nonostante ci si sia un po' scannati, ma è anche il bello della diretta, tanto lo sapete, la colpa è sempre di Michele Innocenti, lui ha tutte le colpe, perché più non è colpa mia se ne so 100 volte più di voi. Esatto. Detto solo questo, perché sono più vecchio. Esatto. Salutiamo gli ospiti a cui voglio tanto bene, tranne a The Andri Cinema 98. Oh, okay. Allora, caro Cristian, io vi odio tutti, ve lo dico già. Di Q4P, grazie per essere stato qua. Mi spiace non averti dato sempre la parola, ma lo sai che poi quando ci vediamo. Ma ci manca sempre, sì. Ma sicuro. No, ti ringrazio tutti voi, è stato stimolante, soprattutto la chat molto molto attiva, veramente tanta gente. E poi io me ne vado da questa live con una certezza. Tutti l'abbiamo capito che per The Andri Cinema 98, non so se è chiaro, ma per lui Joker è Joker. Ok, Joker e Joker, perché ne faccio la maglietta domani, guarda. Joker e Joker. Io ho la maglietta con Joker. Vedi. Poi ringrazio anche il carissimo Filippo F, che seppur sia entrato dopo ha portato tutta la sua frizzantezza. Ma io sono arrivato in ritardo e sono entrato apposta per fare casino, ragazzi, quindi... Filippo è entrato dopo perché domani ha la sua laurea, quindi in chat mi raccomando, era a studiare fino a poco fa, fategli sì, gli auguri, sì, perché io, domani si laurea, si laurea. Grazie mille, domani tesi su Joker, tra l'altro passato tutto il tempo. Poi c'è questa meravigliosa coincidenza che si laurea il giorno del mio compleanno. Esatto, domani compleanno Michele e si laurea il nostro Filippo F. Quindi non è vero, il 22 agosto è il mio compleanno. Sì, vabbè, dice sempre. Non è vero, mi laureo fra 10 anni. Non lo leggete alla rovescia perché vi potreste sbagliare. Caro The Andri Cinema 98, grazie per essere stato qua così al buio. Io sembri... Qualcuno sta scritto forza Filippo e grande Filippo. Sì. E Paolo che è un non mi laureo domani, non vi preoccupate. Allora, io voglio anche se siamo vicini di banco con Todd Phillips, ogni tanto mi ciulla i compiti. Credo non ti laurei. Andri Cinema 98, che tu sembri Luke Merendà da ragazzino in questo momento. No, guarda, io te lo dico, un incidente brutto, Poi non gli assomiglia, dai. Voglio ringraziare veramente tutti e dire che
grazie a questa live io probabilmente ho tenuto svegli i miei genitori fino a quest'ora, e probabilmente domani mi picchieranno il pensiero che domani sera farò un'altra live. Dopo non, che vedo errori. Non vedo errori. Sì, beh, sì, colpa tua, maledetto Michele, colpa tua. Cioè, io dico no, ma così. Mi no, fate andare a letto, Cristo. Sì. Non è Andrea Barone? No. Ma come no? Ma, sì, così. Ma un po' meno sì, è lui Mirenda, è Andrea Barone, assolutamente. Beh, mettiti come lui, Andrea. Così, quando tu c'hai il capello, un po' con la faccia, come a dire, dopo ti inchiodo, così, in quel modo lì. Sì, così tu sembri più umbriao a Luca Comics, Dio buono. Mettiti un po' in notizia. Però vabbè, dai, salutiamoci, perché qui la cosa sta degenerando. Non mi saluti, bastardo. Infatti, saluto il mio caro amico, dolce, amato, ma anche un po'. Allora, visto che nei commenti mi chiedono di portare a bere la gente, di insegnare a vivere a tutti, no, non crollo, ce la faccio. Domani sera faccio un video su tutto il Batman cinematografico e la recensione senza spoiler su Inno al Cinema. Se qualcuno si vuole unire è benvenuto, tranne Andrea Barone. Ci sarà il mio amico Marco, il mio migliore amico di tutta la vita, che farà il suo esordio su YouTube. Chi non viene a partecipare alla mia live è un Andy Cinema 98. Io vorrei tanto. O 88, che dir si voglia. Domani sera sono per la sesta o settima volta a vedere Notre Dame de Paris, e quindi domani sera la recupero in differita. Me lo amo da morire, domani ritorno. Diciamo che poi, tra l'altro, oggi è uscita la tua recensione di Jackass Forever. Assolutamente sì, è uscita, e non perdetevelo domani, poi uscirà anche quella video. Ma seguite Quarta Parete, seguite il canale YouTube, le recensioni sul sito, e Jackass Forever, non perdetevelo se come me siete amanti della saga. Ragazzi, un caro saluto, io vi abbraccio forte, grazie per questa bella discussione, mi fa piacere che sul Joker si fosse tutti d'accordo, e sicuramente vi anticipo una cosa molto importante, quindi prendete nota, perché la prossima